Oh, eccoci qua, buonasera a tutti, un attimino faccio un check, siamo qui con Thomas e Sergio del Team Taurus, Eccoci qua, benvenuti. buonasera a tutti, un attimino faccio un Ciao Ivo, ciao! Ciao ragazzi, ciao culo token, scusate il ritardo, stavolta non è colpa degli ospiti ma è colpa mia, loro sono stati perfetti, io ho detto colleghiamoci, pam, si sono collegati subito. L'unico problema che trovo in questo momento è che il file multimediale non è partito, scusate, un secondo solo, tanto qua è tutto live, tutto molto, Tranquillo, adesso ci molto, facciamo una birra qua molto perché caseresi. noi siamo Allora, sportivi. Vabbè, sportivi ma di un non li certo volevi livello. 10 minuti di problemi tecnici? Adesso, oh, vedi, Beh, ce l'abbiamo, no? abbiamo evocato i nostri problemi tecnici. Non sento, no, non sento la musichetta, in effetti. Vabbè, stasera facciamo senza musichetta al limite, che vi devo dire? È partito Ivo. Ah, ok. Stavo leggendo la chat. Voi la chat ce l'avete sotto di Twitch per caso? No. No. Dovreste seguire la live su Twitch. Vabbè, comunque ve la leggo io, tranquilli. Stavo prendendo anche il caffè come un vero cafone. Allora, comunque, benvenuti ragazzi. Sono veramente felice di avervi qua finalmente. Ho interrogato, ho intervistato diverse persone. Fino adesso siamo alla intervistonica numero 9. Successore. Sono molto felice di provare a portare un pochettino al mondo le realtà che girano intorno alla rievocazione storica, il combattimento e tutte queste cose qua. Intanto mi sto incasinando un secondo sempre da dettagli tecnici perché sono sia regista che fonico che testa di cazzo che presentatore. Allora, ragazzi, io innanzitutto di solito inizio le interviste con questa semplice domanda. Noi come ci siamo conosciuti? Vi ricordate voi? Boh, io mi Cosa? sì. A Pavone? A Pavone Canavese che hai Ah, fatto il cazzo, profile con Davide Rossi. è vero, dopo, sì, 2019, giusto? È la prima volta che ci siamo visti da vicino, dai. A parte no, Sergio, noi ci siamo visti al Battle. Quale battono? A quello poco, un mese prima di vederci a Pavone Canavese abbiamo combattuto insieme A Roma? fondamentalmente. No. In Serbia, Sergio. E Serbia è andato dopo, tesoro. No, Prima no. c'è stato Pavone, poi a Serbia. Eh sì. Io non avevo ancora figliato a Pavone. Ma sei sicuro? Ragionevolmente? Invece mi sa che te No, sbagli. aspetta, aspetta. No, 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 perché a Pavone c'era Frank che dava il falcione in mano a mio figlio. Non lo so, non mi Fidati, ricordo. no, 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 guarda, fidati, noi a Pavone già ci conoscevamo. No, no, a Pavone ci Può conoscevamo. essere, può essere, può essere. Perché Vabbè, era. abbiamo pure combattuto assieme, quindi io e te. Esatto, perché era maggio 2019, Pavone. Cioè, quindi era fine maggio 2019, te lo posso garantire. Può darsi, può darsi, può darsi. È stato il Guarda, maggio. anche Oculo Tocchenti sta dicendo che ha ragione Sergio. Ma sbaglia pure lui. Vabbè, sì, siamo lì, mese più, mese meno, ma sì, cambia poco. Vabbè, era comunque giusto per. Vabbè, comunque anche con Thomas ci siamo visti in quell'occasione. Pavone Canavese, che molti chiamano Pavone Canadese. Ecco, ha ragione Ivo, eri appena tornato dalla Serbia. Esatto, e c'aveva il pollice ancora mezzo spappolato. Ah, può darsi. Sì, mi Ho preso ricordo troppe botte in Serbia, ho rimosso. Sì. Noi abbiamo combattuto insieme alla Finlandia, che abbiamo fatto il 30 con la Finlandia e abbiamo passato il girone. A un cazzo. certo punto abbiamo fatto tanti di quegli scontri Io ho che... fatto 5 con voi, l'uno contro uno e poi ho combattuto con la Finlandia. Con sto stronzo che mi ritascinava. No, ma come combattere con Ma la no. Finlandia? Io che mi ritascinavo perché non ero qualificato. Un cazzo però, poi alla fine mi sono divertito. Allora. La cosa migliore è stata quando abbiamo fatto l'ultimo scontro, che era forse Russia-Ucraina, non mi ricordo, Ucraina Russia contro i russi. contro i russi, e no, no, contro la Serbia, è stato bellissimo. Contro la Serbia facciamo lo scontro e i finlandesi ci mettono tutti in fila perché per dirci: ah, tutti quelli che vogliono combattere a sinistra, quelli che non vogliono combattere a destra. No, abbiamo fatto Era un Russia, team. si cagavano in mano perché dovevamo combattere Abbiamo contro la fatto Russia. quello contro la Russia e poi abbiamo fatto anche quello con la Serbia, dove noi abbiamo fatto il team di sfondamento. Boh, vabbè. Comunque c'è la scena bellissima dove il Capitano della Finlandia. capitano della Finlandia fa questo discorso molto importante, dice che non siete obbligati a combattere, che è uno scontro difficile. E a un certo punto ci fa dividere con quelli che siamo.
E poi fa, dopo tutto questo scontro, fa, no, il gruppo di finlandesi farà un piccolo gruppo di sfondamento. Un piccolo gruppo di Un piccolo sfondamento. gruppo di sfondamento. E i finlandesi possono alzare la mano. Nello sfondamento di 30 persone c'erano 3 finlandesi. E E mi sembra che loro non abbiano alzato la mano, solo il capitano, ma era contro la Russia perché si cagavano, c'avevano più testa, c'avevano più cuore di prendere botte. E quindi il team di sfondamento l'ho fatto io, Grifone, che è grosso come me, italiano, e il capitano Sì, americano. anch'io. C'era anche Donatino. Sì, eravamo io, te, Grifo e i 3 finlandesi. Eravamo in 6 in totale. Bello il team di sfondamento finlandese. Ha funzionato? Com'è andata No, poi? è contro i russi. Vabbè, io chiedo, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Vabbè. Diciamo che chi ci segue non è che magari non ha mai combattuto in armatura, non si rende conto di che cosa stiamo parlando. Si sta parlando di che era 30 contro 30, che era giusto? Era il 30 30? contro 30. Ok, il 30 vuol dire che c'è davanti 30 russi, i russi sono forti, come ben sapete ormai, se ci seguite da tempo, sono i più forti fondamentalmente. E quindi, vabbè, le facce di Thomas e Sergio Le pigli, che quindi le pigli, pigli le basta. botte, pigli le botte. Ok. La seconda domanda che vi volevo fare, molto importante, e poi comunque infiliamo dentro tutti i discorsi che vi pare, è i vostri veri nomi. Allora, voi siete Cavallo e il Magnifico. Io voglio sapere, Ma no, è anzitutto, magnifico senza il, senza Magnifico, il. tu sei Sono Magnifico. magnifico. Thomas, Magnifico perché? Dai, raccontami. Ma dai, Non, dove è nato magnifico? Allora, ha se è due possibile. motivi. Ok, vai. Uno è un po' cazzone e l'altro poi è diventato un po' semiserio perché ho dovuto poi tamponare per un'altra persona. Avevo un amico con cui il sabato sera andavamo a baccagliare in Piazza Vittorio a Torino. E quando praticamente prendevamo delle ragazze di mira, che iniziavamo un po' a chiacchierare, a un certo punto lui se ne usciva dicendo, e io c'eravamo delle frasi che avevamo delle frasi preparate. E quando lui diceva quella frase, io rispondevo una roba molto intelligente, e lui poi diceva: "Ah, ecco perché ti chiamano il Magnifico!" E quindi poi questa cosa un po' mi è rimasta addosso, perché abbiamo fatto alcune ragazze addirittura mi hanno salvato come Magnifico perché non sapevano come mi chiamavo. Sul Poi l'hanno provato e hanno tolto il telefono. nome, probabilmente. E poi il secondo motivo è stato che poi io ho fatto un sacco di studi sui furti d'identità, dei cyberfurti d'identità, e poi ho detto: "Vabbè, sai che ti dico?" Ho detto: "Preferisco che mi chiamo Thomas Magnifico. Se qualcuno venisse mai contattato da un Thomas Magnifico che fa un account finto, non si, cioè, capisce che non sono io, perché non si chiama, non direbbe mai: 'Ciao, sono Thomas Magnifico.' Cioè, dico: 'Ciao, sono Thomas.' Thomas E Magnifico, quindi. ok. Va bene, comunque dai, sei, quindi perché sei semplicemente era un espediente per cuccare, ho capito, quindi Thomas il Magnifico, anzi Thomas Magnifico, perdonami. Magnifico, C'è magnifico. una terza spiegazione che ci dà Oculo Token, che è Davide, che è per counterare Ulisse la leggenda, e secondo me può aver Ho senso. vissuto anche quel periodo lì che mi hanno paragonato a Ulisse la leggenda Provolo. Avevano aggiunto Thomas Magnifico la leggenda Provolo. Quindi. Proprio nomi cavallo. A sto Consonanti. punto cavallo, c'è un motivo per cui vieni chiamato cavallo? Ma il motivo è semplicemente la storia mia e della squadra, perché noi siamo venuti fuori da un gruppo storico. E in quel vecchio gruppo storico c'era il vizio di chiamare tutti come un nome di animale, fondamentalmente. È una roba abbastanza banale che una volta, almeno una decina d'anni fa, in tutti i gruppi storici c'era sto vizio del manga. Infatti, non so se ci hai fatto caso, ma c'è una marea di orsi. Nel mondo rievocativo Sì, italiano sì, sì, c'è sì, una marea di sì. gente che si chiama orso. Lupo, anche Sì. Vabbè. orso, lupo, drago. Sì, qualcosa del genere. E a me mi appioppano cavallo. Ah, Purtroppo vabbè, non per le mie, non per doti particolari, perché non sapevo correre all'indietro, per cui non so fare la neanche leggenda dice che lui non sapesse correre vedi, all'indietro con vedi i però cavalli. che cazzo di spunti interessanti. Cioè, tu non riesci a correre all'indietro. È bellissimo No, come. non è vero, è stronzata. Adesso riesco, non faccio le capriole, ma correre. Le capriole non le faccio. Le capriole ci hanno provato almeno due o tre persone a farmele fare, non le faccio, ma correre all'indietro le so. Ok, quindi hai Ho controllato imparato il minimo di quello che sempre i miei figli, quindi ci mi a... sono impegnato e adesso Hai lavorato sono sulle tue riuscito. debolezze, bravo, complimenti. Assolutamente.
Cavallo, comunque io ti ho conosciuto come cavallo per un Ma sì, ma tot, poi cioè all'epoca io per contro capire che tu tutti i ti chiamavi Sergio cavalli. ci ho messo tipo 2 anni, capito? Mi chiamavano tutti cavallo perché, nel senso, chiamatemi cavallo, che appena me ne frega. Ma anche all'estero. All'estero c'è Igor che non sa come si chiama, mi Ma chiama è cavallo. giusto, Tranne è i canadesi giustissimo mi chiamano Big. Bigfoot? Sì, perché sono peloso. Sei anche grosso, dai, cavallo, sei abbastanza grosso, cavallo. Vabbè, ma di nomi gliel'hanno dati, eh. Ah, voglio. Ma io vi Avendo racconto, vi tanti dico parenti questa. Vi tanti. dico questa, ragazzi. A me invece una volta mi si avvicina una persona e mi fa: "Ma qual è il tuo nome vero, Ivo?" Io riguardo. Il mio nome vero è Ivo, cazzo. Io mi chiamo Ivo, io mi chiamo proprio Ivo. Ah, pensavo Ivano, pensavo Ivo Avido, no? Io mi chiamo Ivo. Nome battesimo, ragazzi. Non è un diminutivo. Vabbè, una breve storia triste questa, Un pochettino, ma magari Ma qual è il l'avrei tuo vero fatto nome? domande, Ma poi con vabbè. l'entusiasmo, ma qual è il tuo vero nome, quindi? Vabbè. Sti cazzi, dai. Ragazzi, quindi i Taurus. Allora, il team Taurus MFC. MFC stai per Medieval Fight qualcosa? Club, no, siamo ufficialmente siamo club. Poi abbiamo detto la C la tenevamo, l'abbiamo tenuta come jolly, poi l'abbiamo registrata come club, perché eravamo Ok. indecisi tra club e combat, però Ah, vabbè. ok. Vabbè, Medieval Fight Club, ok. Nasce? Quando nasce come idea, quando è che nasce come squadra proprio sti Taurus? Era il 2015, mi ha fatto 5 anni, però in realtà noi siamo stati un anno all'interno dei Pedites per vedere se funzionavamo come squadra, se volevamo veramente fondare la SD, poi magari per evitare che fosse un fuoco di paglia. Siamo stati all'interno dei Pedites Gaudentis per un Che annetto, ringraziamo sempre per la disponibilità. assolutamente, senza di loro non avremmo mai potuto creare i Taurus. I E Pelites veniamo dal gruppo sarebbe che Mirko, come si scambia chiama? via Eters. Sì, I Pelites Gaudentes sono Romagnezio, Magnezio, Mirko Magnezio, Magnezio. Mirko Magnezio e Paolone, non so il cognome. ok. No, no, vabbè, era giusto per orientarmi io, perché sai, Magnezio, Magnezio. per avere la mappa di tutta la faccenda. Sì, sono qua due passi anche loro, sono qua sopra Sì, di tutti me. nel Sì, sono torinese, a insomma, Pavone state, Canavese. no? Ah, proprio di Pavone, ok. Sì, è proprio di Pavone. E boh, poi con loro abbiamo fatto un annetto, abbiamo visto che funzionavamo come squadra, che volevamo rimanere, eravamo uniti, e l'anno successivo abbiamo fondato ufficialmente la squadra. Abbiamo iniziato allenandoci fisicamente a Parco Dora, all'aperto, anche d'inverno. Sono stati gli anni più belli, ovviamente, come per tutti quanti, quando sei gasatissimo, è tutto The all'inizio, beginning, e non ci importava che ci andavamo le origini. all'aperto. Sì. E poi pian pianino abbiamo trovato una palestra, abbiamo distrutto tutto quello che c'era dentro la palestra, ci hanno cacciato, Si è tolta la abbiamo trovato palestra. un'altra palestra, perché eravamo in un dojo, Ah, abbiamo fatto un anno ok. in un dojo C'è dove l'altare del maestro, e non Dio abbiamo del maestro. L'avete Classico, tirato giù? professorina del cavolo. Eh sì. E poi abbiamo sfondato una finestra. Ecco. Non Vabbè, è la quindi palestra adatta, è però. andata bene, è andata bene. E abbiamo pagato tutto, eh. Abbiamo pagato tutto. Solo che diciamo che non è stata una serata felice per noi quando abbiamo rotto la finestra. Che cazzo. Vabbè, oh, succede, dai, Dettagli. succede. Quando lanci le asce succede. No, No, non ci è sanno. passati attraverso una persona. C'è passato? Attraverso una persona, più o Ah, meno della tua stazza. cazzo dici? Già. Vabbè, quando fai clinici ce l'hai, però. Eh sì, dipende a che altezza sta la finestra, ragazzi. Non so se voi No, era una prendete vetrata. la. Ah, ma Era una cazzo. vetrata. Ah, ma allora è Sì, bellissimo. era una Da palestra film. pessima, perché c'era l'altarino da una parte, una parete di vetrate dall'altra, era merda, dai. Abbiamo Vabbè, fatto una cavolata. succede. Succede, dai, succede. No, dicevo, quindi 2015 Vabbè, adesso quella palestra l'hanno anche ristrutturata, però non andava bene. Vi siete messi insieme nel 2015, poi avete trovato la palestra, ok, quindi le cose sono andate avanti. Adesso voi comunque siete molto numerosi da quello che... Adesso non vi conosco tutti, Ci naturalmente. proviamo, Però se ci riuscite, proviamo. insomma... Poi ci va di lusso che sì, non siamo un bel numero, e ci va di lusso che siamo in una città grossa. Quindi
solo per quello, ma banalmente magari siamo numerosi quanto altre squadre che però sono diffuse fra una o due regioni o almeno un paio di province e fa, ci aiuta tanto, poco da fare. Invece se una ventina di persone in una città è una cosa È massima più, importante, un'ottima anche perché è base. difficile che poi almeno bisogna sempre insistere un po' perché tutti siano allo stesso allenamento la sera, però essendo tutti nella stessa città almeno. Sì, poi adesso è un po' un casino col Covid perché siamo tutti decentrati, perché abbiamo Milo che è a Venezia, la palestra di Milano, Fabio Zangrandi che è di Piacenza, noi che siamo di Torino. Siamo ancora di Torino, abbiamo un gruppo di ragazzi che viene dalla Val di Susa, che sono i Vox Condovie, con cui ci alleniamo spesso. Siamo tutti decentrati in realtà, ci siamo ma facciamo comunque un po' di fatica come tutti. Vabbè, dai, quello è normale. Comunque il nostro è uno sport abbastanza emergente, siamo qui anche per farlo un po' conoscere. Ragazzi, i Taurus sono di Torino, ma avete anche quindi una palestra, una sede a Milano, giusto? Una sede d'addestramento, o no? Abbiamo una palestra, scusami, non ho capito, non ho capito la voce. Una palestra a Milano, dicevo, no? C'avete Sì, ci stiamo provando ad aprire una anche filiale una milanese. filiale, Abbiamo. ok. Adesso siamo all'interno di una palestra che fa capoeira, che hanno un'area. Bello perché Non c'entra niente con noi, però. purtroppo gli In sport realtà è minori devono quasi un centro sempre abitato. appoggiarsi tra di loro per sopravvivere, questo è il nostro destino. Ma no, quelli di capoeira sono più che fanno casino, sai che loro ballano e fanno Sì. tutte le musiche e a volte sono nella sala a fianco che si allenano. Cioè, i ragazzi mi mandano gli audio con dove senti sto casino che loro non riescono a parlare. Però vabbè, senti. E Si potrebbe comunque tirare fuori i centro, tamburi. come palestra, quindi va già No, bene. ottimo, ottimo. No, è un bel progetto, dai, c'avete un ottimo progetto tra le mani, secondo me. Rispetto magari a chi è in zone più sfigate del mondo, come io, o come per esempio, ancora peggio, secondo me, Francesco Di Pietro, che sta ficcato Bravo. proprio Vabbè, ma al dai, sud. diciamo la verità, su Di Pietro ce l'abbiamo tutti nel cuore. Ah, ma Dai, Di Pietro è ogni volta che fa la traversata dell'Italia, praticamente si ferma o a casa mia o a casa di qualcuno comunque in centro Italia, poi rifà le altre 24 ore per arrivare da voi verso nel torinese. Tanto diciamolo, quasi tutto si svolge nel torinese. Se ci pensiamo, io tutti i tornei che ho fatto sono sempre venuto dalle parti vostre, quindi questa è veramente una nota dolente se ci si pensa del un po' panorama sì, un po' italiano. sì, un po' sì. Adesso, sì, è un dato di fatto, ma è preoccupante come cosa. E Eh beh, questo dai. per Covid, non c'entra col No, Covid. no, infatti, definiamo questo discorso, è pre-Covid che tutta questa situazione si è strutturata da quelle parti. Però dai, alla fine siete un po' la capitale di questo sport, dai, secondo me, in Italia. Quindi dovremmo. Eh beh, dai. Dai, è così, però. È oggettivo, dai, è un dato oggettivo. Quindi dovremmo impegnarci magari a far sorgere qualche squadra in giro e cercare di organizzare tornei anche un po' più a sud, se ce la Noi facciamo. auspichiamo sempre che qualcuno Io si ci metta, proverò, io ci proverò. esca, ma lo Ci sappiamo. proverò e Capiamo che c'ho. so che è difficile, capiamo che è complicato, ma noi auspichiamo di viaggiare un po' anche in Italia. Noi abbiamo aperto la sede di Milano in realtà sperando che i ragazzi prima o poi diventino indipendenti. Cioè non vogliamo che gestirci anche la palestra di Milano. Il sogno è quello che poi un giorno la palestra di Milano sia autonoma e indipendente, una squadra a sé stante che sarà una squadra in più nel parco della Wurth. Secondo me è un'ottima cosa questa, è un ottimo modo di muoversi. Complimenti. Allora, vabbè, un'altra cosa, andando avanti col discorso, no? Voi quindi personalmente, singolarmente, da quanto tempo state, cioè qual è la prima volta che siete entrati in una lizza? Naturalmente la domanda è tutti e due, quindi magari Lui è più facile, lui è Io sono dai 8 io sono anni. dai Aspetta, sta andando via. Aspetta, 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 aspetta. 2011, 10 anni. Io sono uno dei Ok. precursori che Non vi sentivo, non vi sento un attimo, siete saltati. È saltata un po' la. Parla un po', Sergio, scusa. ma anche te ogni tanto salti. Non Mi so da chi. senti, mi senti? Non so Perché ogni da chi tanto salti anche dipende. te. Ma secondo me è tuo figlio che gira dietro di te col tablet e ti pupa la Con connessione. l'iPad, esatto. L'ho visto, è lì che ti gira Maledetto. intorno. Sarà avvoltoio. Ragazzi, qua è tutto molto casereccio, eh. Ma Tra l'altro voi sì. avete uno sfondo invidiabile, vedo là dietro, dai, avete messo tutto lì, avete allestito tutto, figo. Io purtroppo Sì, ho è il la bello che cucina. quelle sono solo mie. Non è vero, sono
Sono nostra. Io ho un problema, Ivo. Non ti faccio vedere le armi a una mano. Io ho un problema. Sì? No, queste sono, in pratica, sono solo mie. Abbiamo dei problemi di dipendenza. Ben vengano i problemi di dipendenza in questo caso. No, vabbè, quando andiamo a un torneo io cerco tutte le mie armi e poi rimangono due o tre armi, ma io mi ricordo, la gente combatte con le mie. Mi ricordo a Volpiano, che è stata la prima volta che ti ho visto, che è 2018 stavolta. Mi ricordo te col frullino in mano, col flessibile in mano, che correvi a destra e a sinistra, che e tu guarda questo che eroe che va in giro con sto poco prima di combattere a sfrullinare la roba, il scindino. Se non lo faccio io, non lo fa nessuno, però è stato abbastanza epico come momento per me. È stato il mio primo torneo in assoluto, quindi oh Davide, ciao, alla prossima. Ti ricordo che in Serbia, per quanto fossi ospite della vostra squadra, penso di aver riparato almeno quasi tutti voi. Sì, ogni tanto sì. Qualcuno mi arrivava con un pezzo d'armatura e io avevo aggiustato. Una smartellata, no? Un botte, certo, sembra giusto. E va bene così, va bene. Ma 2000, quindi scusa, tornando 2011, dicevi, è la prima volta che hai messo piede in una lizza. Io ho fatto parte della spedizione iniziale che è andata a primo battle. Tu sei un veterano, quindi. Un prima generazione, dai, se vogliamo. Del battle. E sono ancora qua, la cosa è abbastanza preoccupante. Sergio, quanti anni c'hai tu? Scusa, te lo chiedo. Io ho 85. Sei dell'85? Ok, io sono dell'82. 85, dai. Sono dell'86. Ah, scusa, avevo capito io 85. Perché tu quanti anni c'hai? 85? Vabbè, no, non può essere, sarà 35. Ok, sei dell'86. No, nel 2011 siamo andati in Ucraina al primo mondiale, a cui ha partecipato l'Italia. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. È stata un'esperienza, dai, è stato molto divertente. Com'era? Qual è un po', fammi un paragone tra l'ultimo battle e il primo. Qual è la differenza lampante? No, vabbè, cioè, sono tanti differenze. Si andava all'apertura, mettiamola così. Io ti dico soltanto una cosa che mi rimarrà impressa. Eravamo in Ucraina, spersi in mezzo alla campagna ucraina, e io mi ricordo sempre di non mi ricordo, era un combattente dell'est, non mi ricordo di che nazionalità, che piglia un colpo, va giù e inizia a avere le convulsioni, è già lì, ok? E ci arrivano questi paramedici ucraini che giravano col furgoncino negli anni 80, se non sbaglio negli anni 80, con i camici lunghi, gli fanno una pera di roba bianca, lunga così, gli passano le convulsioni e lo portano via. C'era un fiume di vicino, io non so se l'hanno buttato nel fiume. Non la leggenda dice. E un'altra cosa bellissima che io mi ricordo, i primi mondiali speciali, ma no vabbè, i mondiali li fanno ancora adesso quando vai all'estero, ti danno la nazionale, ti danno un interprete, no? Ok. E a un certo punto c'era un match russo-ucraina e c'era gli spalti che cantavano e noi eravamo lì in armatura che aspettavamo il nostro turno e chiediamo a Luca, all'interprete, scusa, ma cosa cantano dagli spalti? E lei tutta preoccupata, no, zitti, non cantate, state zitti, perché che cazzo cantano? No, cantano uccidi il porco moscovita. E hanno gli ucraini che ci incitavano i propri atleti, dicendo uccidi il porco moscovita. Mamma mia. Era una roba un po' più... Uccidi il porco moscovita. Non c'è mai stato. Ma bellissimo. Il bello di questo sport è, almeno poi c'è perché è uno sport che ha tanti radici nell'est Europa. E là si arrivano, certo, in maniera molto diversa e soprattutto, come tu hai detto te all'inizio, i russi sono i più forti, poche seghe, e per quanto siano odiati, per quanto siano temuti, comunque rappresentano un ideale da raggiungere. Sì. Io mi ricordo di questa cosa del primo mondiale e poi qualche anno dopo sì, a un battle che era avvenuto in Serbia. C'era stato un incontro epico, 5 contro 5, Bielorussia-Russia, in cui non si capisce come perché i bielorussi erano illuminati dalla luce divina e riescono a battere i russi. Me coglioni! E c'erano i tifosi bielorussi sugli spalti che piangevano. Non c'era un tifo esagerato da calcio, di quelle robe becere, la gente piangeva. Che spettacolo, ragazzi. Questa roba epica, cazzo. Ma perché là ci sono ancora tanti echi della guerra fredda, poi mica qualche anno fa con la guerra d'Ucraina. Se io battessi un russo piangerei anch'io. Piangerei anch'io comunque. Noi abbiamo le nostre famiglie a casa piangerebbero battendo la Russia. Ecco, certo. Adesso apriamo una parentesi, che noi ultimamente abbiamo sentito delle voci, no, c'ha Sandy,
c'è Sandy che la menata l'ha tirato ancora fuori qualche giorno fa, tirando fuori un evento che è successo noi Taurus, il primo battle nel 2015, il primo battle che è avvenuto a Praga. Okay. Che noi siamo arrivati tulli tulli sempre così alla Dio Bono, siamo entrati contro Russia 3, Russia 3 e non si capisce come o perché abbiamo quasi vinto, cazzo, specifichiamolo, per quanto sia un bel ricordo, per quanto esaltazione a paletta, è stata una botta di culo. Ma assolutamente culo. Allora, i russi si sbattevano in liccia, cadevano sulle bucce di barra. Non si è capito cosa è successo. Beh, per farti capire che non è che abbiamo guardato quel video 200 volte per capire qual era il segreto. Allora, le cose che sono successe sono state: la prima, i russi non si aspettavano che noi li avremmo caricati a testa bassa. Perché tanto, che cosa vuoi fare con i russi? O pigli botte o fai picciu. Abbiamo caricato a testa bassa. Ok. A un certo punto due russi sono inciampati tra di loro. Due dei nostri sono inciampati tra di loro a loro volta. A un certo punto non si capisce bene, sono rimasti uno contro uno, dove c'è Nicola e un russo. Nicola Loda che è Milano. E c'è quella GIF che hanno fatto, che ha ritirato fuori anche da Medieval Extreme da poco. Che a un certo punto il russo si è incazzato, gli ha tirato un cartone, ma gli ha tirato la testa. Porca troia. Un attimo di gloria. Però abbiamo quasi vinto contro la Russia. Madonna, però noi vogliamo specificarlo perché va bene battarsi, ma è stata una botta di culo. Vabbè. Anche perché il secondo round è finito in 5 secondi, cioè non siamo neanche partiti, ci siamo ritrovati praticamente negli... Però adesso scusami Ivo, devo avere il mio momento di cerunghismo. Il mondiale prima io sono stato l'unico italiano che ha fatto vincere un round contro l'Ucraina. Oh, bravo. Aspetta. Raccontacelo. Aspetta. Allora, in pari campo, adesso non ricordo bene, probabilmente i miei compagni di squadra dell'epoca, non so che miracoli hanno fatto, probabilmente si sono aggrappati agli Ukraini sono esplosi tipo Krillin di Dragon Ball. Sacrificio finale. Probabilmente. Io penso di aver passato tutto il round, che i miei round sono lunghissimi, ho preso botte come veramente un sacco da box. Però avevo qualche anno in meno, probabilmente. Poi mi andava di culo che quell'anno in squadra avevo uno che penso sia stato uno dei migliori atleti italiani, che purtroppo adesso è un po' mollato, perché ha altri interessi in questo momento, che è Simone Ragno, che tanta gente vecchia se lo ricorda. Io non lo conosco, penso. E tu non l'hai conosciuto. E penso che sia una delle persone più splendide che abbia toccato l'armatura. E che fatto sta che lui invece combatteva col suo Kaino, l'ha buttato in terra, se ben ricordo, ha fatto un miracolo. Mi è venuto a salvare perché probabilmente me ne stavano picchiando due. È riuscito a buttare giù il secondo che mi picchiava. Sono rimasto uno contro un ucraino. E io ho vinto attaccandomi a una gabola del regolamento. Ho fatto l'italiano. Mi sembra che fosse una regola vecchia, ma se tu rimani uno contro uno e scappi lascio all'avversario, all'epoca tu vincevi. Cioè, disarmandolo hai vinto. Che figata. No, è stata la cosa più spregevole che ho mai fatto. È vero, però ho vinto. Cioè, quindi lui, aspetta, un attimo, spieghiamo un attimo le persone. Allora, in teoria sul regolamento HMB, quando tu vieni disarmato non puoi continuare a combattere, devi subito andare al tuo lato lizza e riprendere un'arma, giusto? Esatto. Questa è la regola che c'è adesso. Questa gap del regolamento che... Se rimanevi uno contro uno, diventava quasi un duello. Ok, chiaro. Ma questa cosa io l'avevo fatta perché l'anno prima, a Varsavia, due tedeschi infami mi avevano fottuto con sto scherzo. Hai capito. Ero rimasto io da solo contro due tedeschi, non so perché mi ha salito il trip. Sembravo fatto di cocaina, stavo iniziando a picchiarmi come un maledetto. Però poi a un certo punto uno mi ha strappato l'arma e mi ha buttato giù. E io sono rimasto malissimo. Okay, e quindi in memoria di questa cosa ho inchiappettato l'ucraino. E quindi è stato. Hai imparato? Cazzo, questa esperienza, no? Sì, hanno cambiato il regolamento, non si può più fare, lascia stare. No, vabbè, se gliela togli, lui corre al lato suo, immagino, no? Se tu lo adesso, disarmi. Adesso sì, e quindi mi avrebbe continuato a picchiare. aspetta, adesso ritorno subito. Okay. Io mi avrebbe trovato ancora lì con che esultavo per l'ascio, mi avrebbe ripicchiato. Vabbè, però è andata bene così, cazzo. Sono bei ricordi, dai, sono. Una figa, tu c'hai 10 anni di racconti da distribuire. Ma da... fino a domani, i primi mondiali erano veramente un'avventura, si andava veramente così.
come veniva, non si capiva neanche bene cosa stava facendo. Poi adesso, ogni volta che andiamo ad un mondiale, lui fa tutto. Cioè, quando siamo andati a Barcellona, lui ha fatto il 21, il 5. Non doveva fare l'uno contro uno Polano, che doveva farlo un altro, l'ha fatto lui. E poi lo vedi che ha girato 5 giorni in armatura, non ha mai tolto l'armatura. E poi c'è questa cosa, che loro mi odiano giustamente, che quando io mi presto e combatto con un'altra squadra, fortissimo, combatto benissimo. Cioè, io con voi in Serbia ha combattuto benissimo. Infatti un cazzo grande, Sergio. Benissimo è un'altra cosa. No, ma no, vabbè, però è confronto al solito. In Barcellona combattevo con i toscani e lì ho fatto i numeri, lì ho buttato in terra due bielorussi, non so come cazzo ho fatto. Allora, cioè, Sergio, cazzo, allora vuol dire che dai i tuoi compagni li dai per scontati, allora, dai. Mi dai per scontata, come dicono le donne. Non è così? Che dici tu? Cioè, non lo so, no, è il presidente che mi patisco lo sguardo critico dei miei compagni, del presidente, del coach. Senti la pressione. Ma come minimo. Thomas, tu invece, vabbè, se ci vuoi dire quanti anni hai pure tu, e poi ci dici anche quando hai iniziato. Io ho gli anni di Cristo. Ah. Gli anni di Cristo attualmente. E il mio primo battle l'ho fatto nel 2015, il primo, okay, Praga, okay. E io facevo triathlon e per me è stato tipo un momento dove di grandissima emozione, perché prima di entrare in Lizza io avevo, credo, l'armatura più raffazzonata della storia. Però prima di entrare in Lizza quella mattina, che dovevo iniziare a combattere alle 10, io ero lì alle 6 del mattino. Tutti quelli che dell'Italia, aspetta, non vi sento un secondo. Tanti che adesso non... secondo, vi vedo, siete un attimo frizzati, aspetta, ma la cosa che è andata via connessione, ti vediamo malissimo, aspetta, vi vedo, vi siete un attimo surgelati. Siete fermi, non vi vedo muovervi. Noi ti senti? Mi sentite? Voi mi sentite? Ecco, adesso siete mossi. No. Però c'è qualche problema di connessione, penso. Io qui dovrei avere una connessione abbastanza stabile, però. Momento, ragazzi, scusate. Io provo a uscire e rientrare un attimo. Bam. Ecco, sono uscito e rientrato. Video, un secondo. Prova. Siete surgelatissimi. Ragazzi, in chat qualcuno mi può scrivere, per favore, un attimo. Dicevo, due dispositivi. Allora, io vedo che sulla live va tutto bene, cioè, sulla live io mi muovo, però voi siete congelati, quindi vuol dire che la connessione è vostra, che c'è qualche problema. Noi abbiamo continuato a sentire. Mi sentite sempre voi? Noi sì, ti sentiamo, non abbiamo mai smesso di sentirti. Ok. La voce vostra mi salta, però provate un po', adesso vi vedo, adesso siete tornati, vi muovete, sembra, provate a parlare un pochetto. Sì, ci senti? Sì, vi sento bene. Ammacca, sì. Banane. Ammacca banane, cosa? Ammacca banane, cosa? Vai, scusa Thomas, ti sei praticamente iniziato a parlare, ti sei surgelato, e quindi purtroppo... colpa mia, troppe emozioni. Beh, no, ti dicevo, ho fatto il primo battle nel 2015 a Praga, facevo il triathlon. Per chi non lo sapesse, il triathlon è tre discipline di duellistica, che è spada lunga, spada e scudo, giusto? No, cazzo, mi si sono congelati di nuovo. La finale. Aspetta, niente, sta connessione che, ecco, vai, viene. Però noi ci abbiamo al massimo. Adesso ti sento. Non so che dirvi, ragazzi, però ogni tanto può succedere. La voce un po' la sento.
Ok, Thomas, ci sei? Ok, Io ci sono. abbiamo detto il triathlon è spada lunga, spada scudo e... Boh, io non mi sento. Che succede? Possiamo mettere Vediamo un po'. No, il discorso è che io in live sembra che mi muovo sempre. Se io guardo la live mi muovo sempre, invece poi vedo congelarmi, quindi credo che sia un problema più vostro. Purtroppo, ragazzi, ci sono anche questi problemi, purtroppo, ogni tanto succede. Succede, ci attacchiamo al Kaiser. Ma non abbiamo un'area in non abbiamo un'area a casa di Sergio dove non ci siano dei bambini che urlano. Vabbè, i problemi, i bambini non è un problema, dai, il problema c'è. Ma... No, 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 tu non hai capito che Ok, adesso... No, no, ma adesso per esempio vedo che ti muovi bene e probabilmente se parli ti sento anche. probabilmente allora è Sergio il problema, occupa troppa Allora il banda. problema è Sergio che è Sono grosso solo e Sergio occupa... fisicamente che non riesce. Esatto. Sergio assorbe la banda. Dove è andato Sergio? No, è andato su a far staccare Netflix. Ok. Dicevo, io in live vedo che voi vi fermate, È io no, tornato quindi... un Ecco. attimo. No, ma siamo noi il problema. No, è andato su un attimo a staccare Netflix ai bambini. No, Gli mette un DVD poverini. un attimo e arriva. Ah, No, gli mette ok, un DVD, mette un DVD. Gli farà va guardare Titanic. bene. È un film per bambini, no? Va bene. Sicuramente non è per adulti, ma senti, no, quindi comunque stavamo dicendo il triathlon, lo dico per l'ultima volta almeno, il triathlon sarebbe spada lunga, spada scudo e Spada ah, spada e brocchiere, ok, avrei detto polarme, invece no, era spada e brocchiere. No. Non l'avrei mai fatto se, brocchiere, ok. se ci No, fosse stato in ok. mezzo il polarme. Vedendo che Sergio a volte si prende delle lepre che gli girano la testa dall'altra parte. Cazzo. Guarda. No, quell'anno lì per me è stato bello perché ognuno mi ha prestato un pezzo dell'armatura, perché la mia era completamente raffazzonata. Ho combattuto con un pezzo di ogni persona che era lì, c'erano tutti. Però mi hanno Bene. prestato un sacco di pezzi. C'è stato un fantastico momento che ho il primissimo scontro, parto contro Russia 3. Primo scontro. Proprio il primo scontro della mia vita al battle è Russia 3. Ok. Vince Russia 3, ovviamente. Secondo scontro a USA 1, vince USA. Ok. Al terzo scontro ero talmente incarognito perché ho detto, cavoli, porca miseria, cioè, neanche il girone, passo. Però se vincevo quello scontro passavo comunque il girone. Ho dato tutto quello che avevo contro questo povero Estone. A un certo punto si è ritrovato all'angolo con io che gli stavo massacrando le gambe malissimo. Quando poi mi sgancio alla fine del terzo round, che finisce lo spada e scudo, mi sgancio, questo si accascia a terra, sdraiato, morente, che non ce la faceva ad alzarsi, talmente che le avevo date secche sulle gambe. Il Marshall ci guarda, fa un attimo di pausa e poi fa. Vince l'Estone. L'Estone si rialza, toglievo. Cosa è successo? In pratica, nella mia foga e nella mia completamente inesperienza, ho dato tutti i colpi di piatto della spada. No, Quindi gli ho dato una valangata. Quindi ho cazzo, spaccato le gambe, però alla fine ho perso comunque perché ho dato tutti dei piattoni. tutte piattonate, che cazzo. L'Estone, quando si è ripreso, che lo hanno rialzato, e ha detto, hai vinto tu. Ah, buono a sapersi. Era tipo, cosa? Come ho fatto a vincere io? Ma questa è una roba che i Marshall ci giocano un sacco. Quando alle volte, se non gli stai simpatico, ti fanno perdere i match dicendo: ma hai tirato tutte piattonate. E l'ho visto succedere un po' troppo spesso. Chi è che bestemmia? Jackie 21, ciao Jackie 21. Comunque, no, guarda, sinceramente, cioè, ci credo.
Anche perché non è che c'è la VAR, quindi vai a rivedere. Non deve essere neanche proprio del tutto facile capire se è una spiattata, non lo In Serbia io l'ultimo incontro di Polarme che ho fatto col cinese erano tutti straconvinti che io avessi vinto. Il cinese, dopo che hanno detto che lui aveva vinto, il cinese è venuto da me e mi ha detto: "Guarda, è un grande disonore per me vincere così." E io, non dirlo a me, però, cosa dico? Però il problema è che la mattina avevo sfracellato le palle ai marshal perché non mi volevano accettare una barrica che fosse una, ne avevo Ah, fatte 25. ok. Quindi tipo avevo cristonato, penso che avessero capito le Madonne in italiano. Hanno E imparato quindi le Madonne. già, e Che quindi secondo me cazzo. non gli stavo così simpatico. Ah, forse è È la quello. mia impressione. No, ma ti dico. Purtroppo è tutto al. Poi c'è un Marshall solo. O ce ne stanno. No, Quanti aspetta, c'è il ce Mike Marshall e n'è? poi ci Tre. sono i quattro Quanti segnapunti sul sono? Ah, duello. ok. E beh. Quindi, Cazzo. che sono messi a incrocio, sono messi a Ok. incrocio che contano, poi dopo si fanno la media dei punti. Ok, perché la E al quarto duellistica non l'ho punto. seguita tanto, quindi ero anche curioso. Quindi stanno quattro segnapunti e un Marshall al centro, quindi, giusto? Che fa proprio da Esattamente. arbitro, Esattamente. E ok. considera che al battle spesso i segnapunti sono anche gente, sono altri night marshal, è molto facile, gente che ne sa, non ci mettono il boccia al Ok. Anche perché i battle. colpi sono veloci, va Sì, beh, avanzato. certo. Se vai sul paese, sul torneino del Menga, sì, a contare i Ok, ok. punti trovi le peggio persone. Ok. Oh, Guarda, interessante. non mi parlare di Marshall, perché io ho fatto un intero mondiale a Roma, dividendomi fra fare il fighter e fare l'apprendista Marshall, e Mamma mia. mi sono fatto il culo a quel Certo. battle. E alla fine dei mondiali mi hanno detto: "Guarda, tu sei stato bravo, però hai fatto anche il combattente, quindi non te lo diamo l'attestato." Ma che cazzo? Ma veramente? No, un po' giù, guarda, lascia stare. Ma me l'avessero detto subito, Infatti, te lo ma dicevo avessero prima. detto: "Guarda, o combatti o fai questo, se no non te lo diamo." Prendevo, decidevo. Puoi Invece mi hanno scegliere. fatto fare tutto l'apprendistato e poi a fine apprendistato, no, guarda, hai anche combattuto. Che coglioni però, dai, come si fa? Cioè, non ti hanno detto un cazzo questa cosa, quindi ti hanno fatto fare sta doppia carriera. Io marciavo tutte le mattine alle 7, prendevo, andavo, mi facevo il briefing, mi face... quando non ho fatto a Roma ho fatto soltanto Polarme, poi ho fatto il 21 e basta. Ok. Sì, non sono stato, meno ne ho fatto su 5, quanti sono? 5 giorni. Su 5 giorni, 3 giorni pieni di marcia me li sono fatti. E mi sono fatto anche discretamente il marzo, però. Oh. Vabbè, dettagli. Vabbè, fa incazzare, Tanto però, non dai. ci servono i marcia in Italia, ne abbiamo così tanti. Ma effettivamente al momento quanti marshal attivi ci sarebbero in Italia? Uno Zero e o mezzo, uno, perché io, guarda, io giuro, confesso, non sono ancora riuscito a vedere la tua intervista a Giulio, Ah, Giulio, ma l'ha ammesso che non c'ha voglia, il magari. riassunto è che lui dice voglio ancora spingere un po' come combattente, fare delle esperienze, Lo quindi dobbiamo pregare in aramaico tutte le volte per farlo abitare, perché non c'ha voglia, ma lo capisco, ma va bene. Però in Italia servirebbe, meno, Sa diciamo sai che che, sai che servirebbe. Sergio, secondo me un po' l'abbiamo affrontato anche noi l'altra volta con Giulio il discorso, è che finché uno ha l'età per combattere, dovrebbe combattere, no? E poi magari vai a fare il marshal. Il problema è che essendo uno sport questo giovane, non c'è la prima generazione che ha finito di combattere e che si è messa a arbitrare. Arbitrare, bravo, bravo. Questo è il nostro, è un problema, diciamo, Ivo, intrinseco. afferma Non... tutto, ma io a 50 anni voglio fare il 30 contro 30. Tu no? Io voglio Guarda, fare il 30 contro 30, stare dietro ai boccia e spingerti, vai, vai, io stringi la lombalgia per la birra, perché sennò è spero quello che d'arrivarci a succede. 50 anni, però a parte quello, I russi fanno così, i no, russi è fanno le bellissimo, mass battle grosse. oh ma È faticoso, guarda che fare. Fidati che fare un giorno o due di marshal pieno, io mi stanco più che fare che Ma combattere. guarda Volpiano, cioè quando abbiamo fatto Volpiano, i marshal hanno iniziato alle 9 del mattino con il Sì. check arm e hanno finito alle 9 di sera. Madonna. Guarda, io ho fatto a Roma, a Volpiano faccio sempre l'aiutante perché boh, alla fine loro ormai i russi Ok. lucani mi conoscono, quindi pare che faccio il marshal a tempo pieno a Volpiano. E veramente a sera mi si incrociano gli occhi, non capisco più un cavolo. Ci credo, ci credo. Quindi è più impegnativo di Purtroppo fare il combattente.
È tutto, va tutto organizzato, secondo me. Cioè, c'è ancora, cioè, è molto difficile trovare la strada giusta. Però, Va ma tra organizzato. l'altro questa cosa anche per chi organizza i tornei Sì. sono dei costi, perché noi ogni volta Certo. dobbiamo far venire un marshal dall'Ucraina, dalla Certo, Francia, certo. cioè se hai un marshal in Italia, gli paghi un rimborso decente, magari con 200-300 euro te la cavi. Noi per chiamare ogni volta Titov ci partono 800-900 euro, Cazzo, perché il gli volo paghi il è viaggio, all'albergo. E poi non gli vuoi dare quattro soldi anche a lui per aver abitato tutto il certo, è giorno. giusto, giusto. Però una cosa che a me mi preoccupa tanto, di impuntarsi a cercare tanti marshal, che ci sta in questo momento, il movimento italiano non avrebbe bisogno. Quello che mi preoccupa tanto a me è che si facciano, almeno vogliano fare il marshal, gente che non ha esperienza di combattimento. Purtroppo Questo per... questo è un po' in tutti gli sport, però Lo succede, sai, so, ma è purtroppo, molto purtroppo. pericoloso, specialmente nel nostro sport. Io ho notato che in tante persone che si buttano a fare marshal, ma non hanno esperienza, sembra che il loro obiettivo sia quasi quello di cercare di essere, come posso spiegarti, di montare in piedistallo e Sì. cercare il fallo e cercare il qualcosa per cui posso intervenire, posso fermare il combattimento e posso far vedere che sto facendo qualcosa. Tu lo sai meglio, Capisco, almeno capisco. tu hai inizi ad avere un po' di esperienza di combattimento, magari se vuoi spieghiamolo. Banalmente, il colpo sul retto del ginocchio Sì. è una cosa che io ne ho visti tanti, ma l'80% delle volte il colpo sul retto del ginocchio è casuale, non è Sì, volontario. è dovuto a un movimento veloce dell'avversario che magari Ovvio tu, che se ti sto picchiando le gambe e tu non stai fermo. Io certo. poi noi le nostre armi sono pesanti, quando faccio partire il colpo, deve essere l'arbitro che più o meno interpreta il gesto, più o meno capisce la penalità da affibbiare. Giusto, Se giusto. io invece ho visto alle volte gente che ci tira anche soltanto vicino, ma l'arbitro si impunta, ah, tu hai fatto fallo e ti do una penalità anche importante. E nel nostro sport, già banalmente, se l'arbitro si impunta e dice tu hai colpito dietro il ginocchio, tu vai giù e la tua squadra combatte con uno in meno. Fa la differenza, però non è che stai in Porco due, giura, cioè, hai perso il round e di conseguenza hai perso il match. certo, il primo che va giù, certo. Quindi, secondo me, gli arbitri sì, dobbiamo sforzarci di cercarne tanti, ma bisogna un attimino istruirli bene, oltre che sappiano le regole, che abbiano un attimino Puntare alla qualità, non alla quantità. Ci vorrebbe un requisito di formazione, forse, tipo, che ne so, un po' d'esperienza di combattimento certificata, tra Ma il virgolette. problema è che siamo i quattro gatti che combattiamo e giustamente Lo quando so, c'è un lo torneo so. vogliamo combattere tutti, è sempre il solito Lo so, lo problema. so. Lo so. Quindi è difficile. Io capisco, no, io adesso ne parlo con voi, ma ne parlo un po', diciamo, con ogni intervistato ho parlato di diversi aspetti. Adesso è venuto fuori questo con voi. È interessante comunque capire quale può essere uno sviluppo futuro, magari dal vostro punto di vista, per quanto riguarda la formazione di nuovi combattenti, la possibilità di strutturare tornei in giro per l'Italia. È logico che nasce una squadra qui da me a Civitanova, io provo a buttare su un torneo. È logico che chiederò l'aiuto di tutti voi che avete più esperienza, avete già fatto questo tipo di attività e magari mi sapete indirizzare e faccio prima. Ecco, dopo poi l'organizzazione magari spetta a me perché per carità la faccio qua. Però se io già so che devo chiamare 8 marshal da tutta Europa, so che devo spendere 10.000 euro di marshal. Dico, cazzo, che budget ci vuole per fare un evento del genere? Poi, insomma. Noi ci vuole. Guarda, io ogni volta ci litigo con Lopez perché mi dice: ma perché non crei un campionato? Io dico, beh, se mi dai 8.000 euro a torneo, te lo creo Vai in 3. tranquillo. Perché è più o meno quello che costa, mediamente, se fai un Ok, open, per fare un open, perché ci vuole lo streaming, ci vogliono almeno 8 squadre che vengono da 3 nazioni diverse, ci ok. Ok. vogliono almeno 4 marshal, e quindi la spesa ce l'hai più o meno. Certo. Però in realtà, secondo me, quello che facciamo, che sono stato uno dei primi ad andare per gestire il soft, io sono stato uno dei primi che è andato al primo torneo internazionale dell'MSF, che è un'altra federazione che si chiama Modern Sword Fighting, Sì. dove hanno fatto questo mega torneo internazionale a Minsk, dove ci sono dai bambini, loro hanno la prevalenza e proprio bambini fin dall'età dai 3 anni fino ai 18 Madonna. anni. E
Loro, sì, no, beh, gli uomini di 3 anni fanno ridere, quando si colpiscono. È molto buffo da vedere. C'era una bambina russa, ma proprio cattivissima, che dicevano: io ho paura di quella bambina, ma quella se mi becca mi picchia. È andata lì, c'era questo bambino che è arrivato tutto, tanto i 3 anni non hanno categoria Sì, d'età, no? infatti, Per infatti, dire. sì. Questa bambina ha iniziato, bom, 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 che era per terra, urlando, la bambina che continuava a inseguire questa cosa. Cioè, quella io ho paura, tra 10 anni se fa burto mi picchia, ma ora sicuro mi ammazza. Pianta un coltello sulle scapole quella se Allora, ti giri. pensa che, allora, la primissima, la cosa, questa è una cosa divertente. Quando sono andato al torneo, Sì. la Davidova, che è la studentessa dell'altra categoria, non mi aveva detto che era un torneo internazionale. Ah Che no? io andavo lì in rappresentanza dell'Italia. Io l'ho scoperto Ah, quando sono ok. arrivato sul posto, quindi non mi ero portato una bandiera. Ero andato con la maglia dei Taurus, perché pensando che fosse un torneo, perché mi avevano invitato, sono andato a un torneo. Torneo per Poi l'ho club, pensavi scoperto. fosse un torneo così per club, quindi ok, Ma no, ma io pensavo che loro puntassero a tipo ad avere un mega torneo però. internazionale di squadre. Certo. E invece no, Oi. era un torneo. No, scusa. Era un torneo. Ale, vieni a fare la Vai, dimmi. scimmia qua dietro? Scusate, contesto No, è tranquillo. casalingo. Noi ci nascondiamo in cantina per questo. Io se vado Esatto. in cantina, tipo, ma si mangiano i topi, perché sto davanti al mare di casa, quindi ho i castori, penso, in cantina. Vabbè, piccola parentesi. Prego, prego, scusa, ti ho Pensa, interrotto. comunque sono andato a questo torneo, non avevo la bandiera dell'Italia, che me l'hanno chiesta, e ho detto cavoli. Dovevo fare un pitch addirittura in inglese, io non mi ero preparato niente. E poi dopo mi hanno scambiato per uno della Moldavia perché avevo il toro disegnato sulla maglietta e mi hanno messo insieme a quelli della Moldavia. E poi mi hanno chiamato, cercavano, gridavano e cercavano Italia, Italia! E Mamma mia, dicevo, ragazzi. ma mi hanno messo qua insieme a quelli della Moldavia. No, il primo anno è stato un Spettacolo. disastro. Poi l'anno Però successivo siamo andati, ho portato anche altri ragazzi, è stata un'esperienza molto più gratificante perché siamo arrivati preparati con la bandiera, poi abbiamo fatto il pitch, ho fatto un figurone, me l'ero preparato a casa, tutto sono stati 4 giorni molto belli. bello, ma come si chiama questo torneo? Scusami, ti ricordi il nome? Cioè, Modern Sword Modern Sword Fighting. Fighting, ok. E poi c'è International Modern Sword Fighting. È un'altra federazione di combattimento Che fa soft. solamente soft, fa solo Ah, ok. soft, ha 300 categorie. Mi sa che ho visto il tipo un trailer, possibile, hanno fatto un trailer, oppure comunque girava la locandina su Facebook, sicuramente. Onestamente, sembra una federazione di soft organizzata un pochino meglio. L'HMB ci sta provando a buttarsi sul soft, ma forse gli dà ancora un po' meno Ma importanza. perché il Allora, soft ti questo permette di qua. tirare su le nuove leve, cioè il soft principalmente Ma c'ha noi in il Italia noi dovremmo grosso. puntare un casino sul soft, Guarda, io sicuramente. da me in Io palestra il pomeriggio, cioè il corso dei ragazzi che hanno dai 15, 16, 17 anni, soft a palla, cioè io tiro su Ma a, per tu istituendo dei dire. tornei o portandoli al torneo estero oppure facendoli in casa i tornei soft, tu li stimoli perché se tu usi i soft solo come allenamento fino a se Esatto, stesso, poi esatto. come proprio per armatura, sì, ok, ma se tu invece gli imponi come obiettivo una competizione. Infatti Infatti, noi infatti. Taurus siamo riusciti a fare un paio di tornei soft, poi è arrivato avevamo in programma di farne ancora un paio Guarda, all'anno, che ci abbiamo era provato. l'anno scorso c'è stato, vabbè, a Genova c'è stato un piccolo C'è torneo stato quello a soft. Genova e poi ne abbiamo fatto uno qua in provincia di Torino, ne abbiamo E fatto tu un altro qua, ne abbiamo considera che fatto poi Lione. dopo a marzo e aprile ci sarebbero stati altri tornei, mi pare, verso Pisa. Cioè, i miei erano casatissimi, c'era addirittura il Burt Soft volevano fare, quindi facevamo una squadra da 5, cioè ci saremmo Squadra in spaccati. Burst Soft, noi l'abbiamo visto in video Ci escono i e ancora, secondo me è un po' da morti, valutare ancora. Secondo me rischiamo di farci veramente bro. male. Iniziamo con l'uno contro uno, istituiamo quello. Sì, Ma infatti. calcola che nell'MSF loro hanno. Allora, l'MSF fai conto che già nasce dall'unione di FIFA EMA e Scherma Storica e HMB. Ok. Cioè loro perché hanno delle categorie all'interno che ne so, sono il Saber che invece è molto più Ema, EMA, è proprio molto EMA, cioè proprio è start and stop, Ah, hanno ok. categorie
hanno una categoria che si chiama MSF Hard, che è una specie di pro fight, che ha un'attrezzatura un po' più specifica, perché tipo i fist sono duri, anche uh-huh. sono pesanti, essere coperti da testa e piedi con protezioni sugli arti, ma che non siano in plastica dura. Ci sono esatto. un po' di requisiti, hanno un po' sbagliato okay, la okay, cosa. Okay. Beh, è una cosa bella, è un po' fight alla fine, quindi se certo. metti quello sbagliato Però loro hanno fatto il 5, dove in realtà è, per i bambini è incasinatissimo, perché ci sono, e il 5 contro 5, praticamente i bambini hanno due vite. Okay. Quindi se vengono colpiti due volte, muoiono. Tipo l'ARP, dai, assomiglia un po' all'ARP. Sì. Carino, dai, forte. Loro in pratica fanno un ruba bandiera 5 contro 5. Quindi o prendi la bandiera dall'altra parte e la porti nel tuo campo e vinci, oppure uccidi gli avversari. Ma queste cose sono bellissime. Secondo me dovremmo farlo anche in armatura. Secondo me dovremmo farlo anche in armatura, tipo un cattura bandiera, un 10 contro 10 con quelli che corrono. Potrebbe essere divertente. Ma tu hai mai fatto un capture the king? No. Ma davvero? Questo è perché allora, lo so che c'è l'altra federazione, oltre all'HMB, c'è l'altra federazione, gli MCF. Gli MCF, sì. Che hanno una marea di problemi, disagi, però hanno anche degli aspetti positivi. Hanno una marea di problemi, però hanno anche degli aspetti positivi, tipo fanno queste cose goliardiche, tipo cattivere, figo, queste robe buffe qua, sono carine. Sì. Ma no, è divertente, perché poi cioè, la bandiera non scappa, ma il re sì, quindi è sempre più divertente correre di dietro. È vero, la bandiera non scappa, ma il re sì. Vabbè. No, che volevo, mi era venuta una domanda, poi dopo c'ho l'Alzheimer che un attimo va in circolo e quindi mi scordo le cose. No, ma avete detto un sacco di cose interessanti, soprattutto riguardo a queste federazioni che io non conosco fondamentalmente, ma sarebbe da prendere un po' come modello questo modo di fare, quindi magari provare a portare ciò che funziona magari qua da noi. Soprattutto parlando magari di questa, ma il problema è che però comunque qua devi comunque affiliarti a qualcosa nel momento certo. che istituisci un torneo. Onestamente, ora come ora l'HMB per quanto riguarda l'armatura rimane il top, okay. perché poi hanno istituito la World League e lì no, nel momento che hanno istituito la World League hanno fatto, sono proprio volati, non sì. nessuno. Certo. Adesso vogliono aprire anche quella per il duel, la non so se sì, 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 come no, ho sentito che vogliono fare la stessa cosa. Figo. Tra l'altro, però, la World League c'è anche il 12 adesso, no? Sulla League c'è il 12, c'è il 5, c'è il duel, è figo. Poi, aspetta. Noi facciamo il team, lo sai che noi facciamo il team Chimera, vero? No, scusami, il team Hydra. Noi siamo il team Hydra. Appena è venuto fuori l'annuncio dell'HMB che stava facendo il 12, noi onestamente, noi fra gli italiani siamo quelli che giriamo di più, ne abbiamo riconoscenze. È partito subito qualche mese prima, eravamo stati in torneo in Germania. Sì, abbiamo combattuto con i Lions of Steel e gli olandesi, gli inglesi. E gli Invicta, che hanno il simbolo del cavallo e il simbolo del leone, e abbiamo fatto il logo con la testa di toro, il cavallo e il leone. Perfetto. Chimera, non è venuto fuori Team Hydra. Vabbè, dai, intanto... Tipo Avengers, non so se ti ricordi, noi siamo i cattivi degli Avengers, infatti. High Hydra, noi chiediamo sì. High Hydra prima di entrare. è fighissimo. Ma avete già combattuto oppure cioè, c'è stato il Covid che ha fermato tutto, oppure non mi ricordo. L'abbiamo fatto a GOC, abbiamo fatto il 12 a GOC. Ah, quindi l'avete fatto due anni fa. Ok. E poi a Colombia era settembre. Questo settembre qua abbiamo fatto a Colombia, c'erano solo i Lions, non c'erano gli Invicta. Ah, c'avevate pure quel torneo l'ho commentato. Ci avevate pure a Carletto e Fontana, sì, mi pare. No, erano dall'altra parte perché con la Svizzera. Giusto, Carletto e Fontana ha combattuto con la Svizzera. È vero. No, noi parliamo di un torneo che è successo ancora un anno prima, no, Colombiere. Colombiere. A Colombier c'eravate, sì, però Carletto stava con gli svizzeri, giusto, ci avete ragione. Mi sono confuso io. Hanno fatto i furbi, sono stati con gli Aquila esatto. e gli svizzeri. E li hanno prese. Sì, sì, ho visto tutto, ho guardato tutti i video. Fare il team italiano, ma ste merdine sono andate con la concorrenza. Ma senti,
Ma voi ci avevate. Allora, c'era qualcuno che io non riuscivo a riconoscere perché in armatura non riesco a riconoscere tutti ancora. Ci avevate Pilo tipo? Sì, Pilone? eravamo in Ok, pochi e siamo perché andati c'è solo per stato un Giorgio. momento in cui credo sia stato Pilone. Ha fatto un numero della Madonna che ha buttato giù a Sì, uno. è Ha bellissimo buttato quel giù due video. persone, cioè ha fatto una roba, stava in primo piano, quindi io mi sono guardato il video, l'ho commentato live tra l'altro, mi è gustato, mi è piaciuto proprio vedere quel torneo, forte. No, è stato. No, Pilo lì è stato fenomenale. Diciamo che ci ha dato veramente a Colombier Pilo e Grifo. Cioè, San Giorgio in generale ci ha dato un bel plus, Ecco, poi non perché riuscivo a comunque capire chi era all'inizio. quello grossissimo, non sapevo se era Rospi, perché Sergio lo No, era riconosco, Grifo, era era Grifo. Grifo. Che c'aveva la mazza, c'aveva una mazza, c'aveva? Ecco, allora, quello in fuoco, ok, stava a sinistra. Ma poi tu non immagini, il San Giorgio è venuto con un altro ragazzo che non mi ricordo come si chiama. Ormai che non è più. Cristiano? Può No, non darsi. Che Cristiano. Cazzo, non mi è un ricordo. ex È un ex militare, anche militare. lui bello spesso. Sì, ma Ok. Bello che spesso. era la sua prima esperienza, però gli dice, stai qui e picchia quello davanti a te. Va L'ho bene. fatto. L'ho fatto senza Sì, è problemi. stato bravissimo. No, comunque un po' di esperienza nel 12 iniziamo ad avercela, ed è divertente. Sì, è molto divertente. Prendi veramente tante, tante, tante botte. Più del 21, Sì? più del 21 e più del 30, prendi veramente tante botte. Come mai? Cioè, secondo te perché? Cerchiamo di Ma così. è perché il 21 e il 30, comunque sia, sei nel mucchio, riesci anche a fare un passo indietro, c'è un gioco, è un gioco un po' più lungo. Ok, Invece nel 12, è quasi un 12 le 5, è picchi. praticamente un Sì, è 5 un però più 5 con più, numeroso. con più persone. Sì, ho capito Prendi che vuoi tante dire. botte come il 21, ci sono una marea di bardiche, ma corri anche il rischio che c'è quello che ti pinza da dietro e che ti fa malissimo. Certo. È una via di mezzo che però ti fai solo del male, fondamentalmente. Ma poi c'è cioè, Colombiere, abbiamo fatto anche il video dove ci sono io che do la bardicata in testa a quello di Aquila 2. Aspetta, Non l'hai visto? sì, ecco, eri tu allora. Sì, mi ricordo che hai fatto qualcosa di importante pure tu, però non mi ricordo bene. Allora, hai fatto pure anche pure il video che c'era, che era la ragazza tua che urlava, uccidilo, una cosa del Sì, genere. Ok, ammazzalo! Bah! invasata. Però è stato. No, gli grida fategli male, Fagli fategli male. male! Boom, bravo! Ecco, me lo ricordo, adesso me lo ricordo bene. Allora, a sua discolpa, aspetta, a sua discolpa, era la Vabbè, ho sua fatto bene. la prima volta che veniva a vedere una board, era È gasatissima, poi giusto, è giusto così, è lei giusto. figurati, era una tifosa e lei è una che andava allo stadio a tifare la Juventus, quindi era una che è Allora. abituata proprio a gridare le peggio cose di curva. Figurati quando è venuto in mezzo a noi che ha iniziato a vedere cose, gridare, gente che si picchia, fa. Ma Si è guarda che galvanizzato. ragazzi, voi cioè, non sottovalutiamo la potenza del tifo, non la malattia naturalmente, la tifoseria è importante in uno sport, quindi se riusciamo Ma a... io non ho sentito niente, Ah, è io ovvio, ammetterò, cioè... io non ho No, sentito niente. però Sei voglio andato con dire... l'armatura che lo senti, onesto. Mica io già faccio Senti fatica a in sentire il coach che mi dice le cose da fare. cazzo. Ah, Ma sì. pensa che in realtà io ho tagliato il video, ma non l'avevo sentito l'audio. Non l'avevo sentito minimamente. Quando poi l'ho caricato su internet, mi sono arrivati 200 messaggi da gente. Ma chi è che fa il tifo dietro? Faccio, ma in che senso? Ma senti l'audio? E faccio, no, non l'ho sentito. Quando ho messo l'audio, ho detto, ma... E l'ho anche postato, ho detto. Che spettacolo. No, vabbè, però è un bel momento, è un bel momento. A me è piaciuto Ma aspetta, io come la prendo ancora in giro adesso. Ogni tanto, quando vedo che grida, si incazza con me, gli dico, fammi male! male. Ma Dai, sulle cose dette fuori lizza ci sento peggio cose. Noi, quando era 3 anni fa ad Alpignano, noi siamo stati ripresi dal Papi Mordicchio, non so se lo conosci, è in pratica l'unico Massimo, Massimo Borgna. Massimo Borgna, è l'unico marshal attivo No. oltre a Giulio in Italia. Ok, non lo conosco, Cioè, cioè lui non... è uno dei pochi che, nonostante abbia fatto il nostro sport, è uno fidato, uno che lo sa fare l'arbitro. E a un certo punto eravamo fuori lizza e ci è venuto a pinzare, ragazzi. Le battute però non si fanno, le battute di questo genere, le battute sugli ebrei non si fanno. Ma sai perché?
Perché noi abbiamo un ebreo in squadra. Puoi capire che cosa gli diciamo al nostro ebreo? Chiudo parentesi. Era l'ebreo che si faceva le battute su se Sì, stesso. ma lui è il primo che Ma diceva quella è che la cosa cosa. era Sì, stesso. l'avevo. Questa la sapevo. Che Quello fenomeno! che È stupendo. ma è il nostro ebreo, non è un ebreo Aspetta, fumetto. aspetta. Momento anche bellissimo. Cioè, ci sono stati gli Iron Tower che 2 volpiani fa. Sono sta uno hanno perso un round per bestemmia perché è sempre lo stesso arbitro ad aver sentito un paio di top. Però, cioè, scusami, sui toscani, cioè, Beh, non non ne l'hai puoi visto? fare. No, ma Gallo, cioè. tu l'hai conosciuto, l'hai visto combattere Gallo? Purtroppo Sì. no, sono arrivato Ti dopo. sei Sono perso lo arrivato dopo. spettacolo. Gallo è una parola, una bestemmia. Se Porco. perdeva una bestemmia, una bestemmia. Ah, Ecco. Ma allora, se vogliamo parlare di audio dove c'è gente che dice le peggio cose. Allora, noi abbiamo fatto, ti ricordi l'open che abbiamo fatto di bootleg a Volpiano? Allora, Sì. sotto, noi avevamo la telecamera che è stata praticamente piantonata con tanto di audio, dove si sentono tutte le bestemmie di Vernizzi, le bestemmie di Milo, cioè le peggio cose che non ha detto. Peinetti a un certo punto gli ha detto spaccagli la gamba, gli stava gridando nel live. Io ho detto, Aspetta, ma quanto è sei? quello quando hanno vinto gli All Friends, quindi 2000 e che cazzo Sì, era? sì, Ok, sì, c'ero sì, sì. pure io. L'ultimo figo che siamo. 2019, L'ultimo figo che siamo l'ultimo venuti praticamente. dopo Ah, la Serbia. ok. Praticamente c'è anche un pezzo, io non faccio nomi, però eravamo io e un altro della mia squadra contro i Grimaldi Milites e niente, qualcuno che non, di cui non faccio nomi cercava di prendere la testa dell'avversario alla lizza mentre io stavo lì a prendermela comoda. E niente, la prima volta questo sguscia, la seconda volta questo sguscia, la terza, Dio cane! Ma c'era un silenzio, ragazzi. Tutti a guardare la scena, tutti, Dio cane! Siccome con l'elmo non è che si capisce bene chi è che. Però io lo so chi è stato, ma è Io lo stato. so chi è stato, Che con poi è l'intonazione abbastanza insospettabile. possiamo capire, anche a me No, in l'intonazione mi realtà, sembra ragazzi, è abbastanza. insospettabile. E invece è insospettabile. Galli? Se è insospettabile fosse Se è capibile. insospettabile, Galli. È uno che ha una figura istituzionale della vostra squadra, Bravissimo, no? bravissimo, bravissimo. Ah, Una quello persona molto contiamo. educata e gentile di solito, però. Guardi, Bellissimo. lo salutiamo. Che lo No. salutiamo, non facciamo il nome, ma lo No, in salutiamo. realtà forse. No, no, aspetta, aspetta, forse avete sbagliato. Non so, chi è che fa un lavoro schifoso che deve. Il lavoro più brutto di questo mondo Ma nella no, tua squadra? secondo me è Toffoli, scusa. No, ma Peccatori che fa che. Civic. Peccatori. Ma Peccatori c'è nel 2019? Peccapene, so. No? Non c'è nel 2019. Ragazzi, Toffoli, chi c'è nella sua squadra? Scusa. Francesco Di Pietro. No, Oh! no, Di Pietro gli abbia sentite. Sì, però voglio dire, però Ecco. Di Pietro è una persona gentile, educata, no? Ma io ho sentito odiare il Sì, Madonna. no, adesso mi sono Ma è stato tranquillizzato. proprio. Oddio, cane! Proprio con l'eco, è stata una cosa. La terza volta che sfuggiva la testa di questo, una cosa. Beh, Sì, bellissimo. ma a Colombiera io a fine giornata che stavamo facendo gli ultimi 12, non so perché mi è preso il clip. A un certo punto c'era sto cavolo di Aquila Sequania che lo piegavo a 90 e gli dicevo vai giù perché arrivava qualcuno lo ammazzava e lui poi Certo. tornava su e io lo ripiegavo vai giù e lui tornava su. A un certo punto sono iniziato a andare vaffanculo vai giù e al capitano dell'Aquila Sequania secondo me il prossimo torneo mi fa No, no, cazzo. no, aspetta, è molto più divertente perché quando siamo usciti poi dopo, che stavamo per andare via, che avevamo montato via Stavamo mangiando tutto, che i salsicci. stavamo mangiando le salsicce con Frank fuori, a un certo punto il tizio guarda Sergio, lo indica e fa: vaffanculo, vaffanculo, No, vabbè, l'importante è che non ti ha fatto. non li ricordi, per me sono tutti uguali. No, no, non è uno dei bielorussi, quindi è un francese, quindi va già bene, perché ne hanno due bielorussi che quelli mi fanno un po' paura. Andata Però sì, ogni tanto la foghi il combattimento, ogni tanto ti viene il clip. Ma sì, dai, il top è quando ti ritrovi dopo che dici, guardi, mi hai picchiato male, ah, l'ho sentita le botte. vabbè, dai, C'era fa parte. uno degli inviti, Ronald cercava di spiegarmi che io sono riuscito a prendergli il piede con una barricata. Che cazzo, Perché uno lui mi stava tirando i calci. No, scivolone. Ah, ok. mi tirava i calci e ha alzato il piede quando io ho abbassato la barrica. Cazzo, Quindi l'ho allora. presa in piena sul piede. L'ho piegato il sabaton. Porca troia.
tira i calci. Oh, Ma non mica è volevo colpa rompergli tua. il piede, cioè poi mi dispiace anche. Ma che poi tra l'altro penso che se tu alzi la gamba non sia neanche... Cioè, mirare i piedi da quello che ho capito non si può fare, giusto? Esatto. Ma no, ma anche è Però difficile. se tu tiri sul piede è cazzi tuoi o no? Cioè... Poteva rischi. No, ma no, no lui non è venuto non si è incavolato, ci voleva, è venuto a dirmi, cioè divertito dicendo Sì, cioè, ti sto no, prendendo il piede, è no, sempre io difficile. parlavo a livello di regole, no? Il piede non si può Sì, mirare quello per quello. direttamente, Poi No, no, sabato ma adesso sono credimi. obbligatori, tra l'altro, anche perché troppi piedi sono partiti, mi sembra di capire. Ma non tanto qua, tanto in Russia più che altro. A proposito di incidenti, una volta ho visto un pro fight di Yukolov, stavo guardando. Non so di che anno, non mi chiedete niente. E c'era l'arbitro che c'aveva l'elmo. Praticamente Ugolo tira Casca. un rovescio potentissimo. L'arbitro stava dietro, l'ha preso sullo stinco praticamente. Perché l'altro si è scansato, no? Porca. L'arbitro piegato sul ring stava. Vabbè, ma scusa, cioè, no, non si ricordava la prima regola fondamentale dei match. Cantroia. Cioè, la prima regola fondamentale che gli insegnano è run fast. Mamma mia, Run fast, cioè, quella è la prima io regola che gli più di una insegnano. volta l'ho visti proprio malissimo io i Marshall Eppure si comunque. fanno così mai male, non so che santo hanno, che santo Cioè, lì tu protezione. stai nudo praticamente in mezzo a dei tritacarne. Cioè, ti capita il momento sbagliato, finisci in mezzo a... No, devi avere mille occhi, devi sempre, devi piazzarti certo. bene. Penso che se sei scemo duri poco. Per questo Perché probabilmente è una è... selezione naturale. Poi stai dentro, quando stai dentro la rizza proprio. Quelli che stanno fuori alla fine, sai. Però secondo me è importante l'esperienza dei combattenti anche per questo, dai. Anche per Può aiutare. un attimino per prevedere un attimo che cosa può andare storto. Va bene, ragazzi, è stata una chiacchierata fino adesso scorsa molto bene. Io direi di arrivare Sì, non me ne sono neanche accorto che sono le 11. Neanch'io. Arriviamo alle 11 se volete. Ma sì, dai. È volata, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata, molto disinvolta, niente di preparato, ragazzi, niente trucco, niente inganno. No, no, veramente, mi ha fatto un sacco piacere, anche perché l'esperienza qua, ho visto che ce n'è. Sergio, sei un veterano, Thomas, tu comunque, quindi è da più di 6 anni che stai nel giro. Secondo me, io ho intervistato ormai diverse persone. È veramente bello vedere comunque come tutti hanno qualcosa da raccontare e è individuabile comunque un filo rosso che ci collega un po' tutti, perché è vero che siamo parte di club, di team diversi magari, però si rutta insieme dopo la battaglia e soprattutto, sì, dalla mia poca esperienza purtroppo, però... Qualcosa ho fatto, ho visto che comunque quando si va all'estero si cerca di, cioè si crea comunque una situazione di convivialità che è stupenda, secondo me. Poi io spero. Ma il problema è che poi siamo ancora troppo disuniti in È palco, vero, quello. è vero, è vero. E quello è un problema. Io, guarda, tu hai detto che sono un veterano, è una cosa che purtroppo è brutto a dirsi, ma ogni volta che qualcuno mi chiede il mio sport, io lo dico sempre, è brutto a dirlo, ma lo dico, che noi e i francesi abbiamo iniziato gli stessi anni. Poi i francesi il primo anno in Ucraina non vennero perché avevano problemi alla dogana, ma comunque abbiamo iniziato gli stessi anni. Noi siamo ancora fermi a 4-5 team, loro hanno 25. no, saranno saliti, saranno ormai a 35. Sì, Avevamo cazzo. visto. Hanno una federazione della. I francesi, tanti francesi, non gliene frega niente del battle, perché tanto loro combattono in patria. Hanno Certo. talmente. Loro d'estate hanno un torneo a settimana. A settimana. Sì, ci raccontavano gli Aquila che loro facevano, non si Loro non si allenavano, allenano d'estate. neanche più perché. Cioè, facevano un torneo alla settimana. Certo. Cioè, era meglio di allenarsi, Ma ritrovarsi ad allenarsi. Offrono questo sport. è così che diventi forte, secondo me. È così che diventi, Ma tra loro virgolette, hanno pro. voluto. Loro sono francesi, non sono italiani. Noi per è sempre la solita cosa. Noi per fortuna purtroppo siamo italiani. Loro hanno avuto la fortuna di avere una o due teste pensanti, ma forti all'inizio, che hanno preso in mano la faccenda e bene o male l'hanno però portata verso un obiettivo. Noi del giorno dopo eravamo lì che litigavamo e lo stiamo Sì, ancora facendo. infatti.
Ora, francamente io sono arrivato dopo, quindi neanche riesco a capire dinamiche delle vostre litigate in generale, vostre dico voi vecchi, tra virgolette, a volte riesco a capire perché nascono, eccetera, però dentro di me dico, cazzo, guarda che condizione di merda in cui E ci siamo, perdiamo tutti, ma perché ci perdiamo tutti? capito? Esatto, c'è una certa discontinuità, c'è un po' di... Forse c'è un campanilismo un po' troppo forte a volte, non so, non lo so, non ve lo so dire sinceramente, non so qual è il fattore determinante, però a me Ma guarda, io, piacerebbe... Sì, guarda, vai. noi siamo stati, cioè noi in realtà nell'effettivo siamo stati abbastanza per i cazzi nostri. Cioè la verità, negli anni ce ne siamo stati un po' per i fatti nostri, siamo fatti un po' i cavoli nostri. Poi solo nel 2018-19 forse abbiamo avuto un po' di problemi. Ok. Abbiamo provato a riappacificarci, boh, non sto lì a raccontarti, tanto sono le solite menate. No, no, vabbè, Però diciamo che noi nel fare le nostre cose, tra virgolette, per i fatti nostri, ci siamo fatti due palestre, vabbè. abbiamo Certo. fatto 2000 tornei, cioè in Europa, cioè fai conto che quando sono andato al Battle, perché cercavamo di fare il reclutamento squadra per il Volcano del 2019 in Serbia, c'erano delle persone che dicevano che la pagina dell'Italian Team era bellissima, però io dicevo, ma quale pagina? Scusa, quella dei Taurus. Guarda che non è la pagina dell'Italian Team. Ero di imbarazzo da parte mia, dicevo, no, guarda che non è, quella è la pagina della nostra squadra. Ah no, 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 ma sta cioè, cosa capisco perfettamente, eh? Capisco ci ha fatto perfettamente. capire i Taurus, gli Ainabera, Sì. sono tutte squadre che sono venute perché siamo andati noi fisicamente a parlare con loro. Cioè, noi abbiamo un ottimo rapporto con i Taurus UA che non vedevano l'ora di venire al nostro torneo. Cioè, con tutti i tornei d'Europa, noi siamo gli ultimi, potenzialmente noi, tra Certo. virgolette, siamo gli ultimi degli Sì, sfigati. certo. Cioè, abbiamo fatto il lavoro, è stato quello di un po' di Di PR e un diplomazia, dai, un po'. po' di, che ne so, un po' di, come la vuoi Ma chiamare? sì, ma che poi agli italiani gli vogliono tutti bene, non è Sì, quello il ma non è... concetto. È che non, cioè siamo tra le poche squadre che si vedono ai tornei. Cioè, siamo la squadra che vai a GOC, ci sono altre 200 squadre, ci siamo anche noi. Vai In in Francia abbiamo Francia, fatto tre tornei. c'erano gli Outlander che sono i nostri fan numero uno, perché ogni volta ci chiedono, ah, come va, come non va, perché sa che ogni volta che ci conoscono un sacco di squadre, in Ucraina, in L'Egitto, Israele. l'inglese. In Israele. Israele ci invitano tutti gli anni per combattere, c'ho Morgulis che mi scrive tutti gli anni. In Ucraina ci hanno invitato in Russia. Ovviamente alcune cose non si possono fare, perché Vabbè. cioè, c'è anche un problema economico, non No, purtroppo so. se non riusciamo a organizzare tornei qua, bisogna almeno Bisogna muoversi, uscire. bisogna Lo so che è muoversi. una spesa, fidatevi che noi lo sappiamo bene che è una Lo spesa, so, lo non so. giuda, perché noi purtroppo i sponsor non ne abbiamo. Però è inutile che poi uno vuole andare al mondiale, ma prima, se, noi tante volte diciamo sempre, prima uno si deve fare un'esperienza. Certo. Ma io mi domando anche se non è funzionale comunque. Io ho visto che ormai, cioè, all'atto pratico, oggi siamo diverse squadre in Italia da quello che sulla carta, sulla carta, sulla carta. Non, effettive Cioè, non tantissime. effettive, mi sa che non siamo tante. Però ho visto che c'è sta qualcuno che sta iniziando a nascere, gente come me, che alla fine è arrivata tardi come età, che però magari è molto appassionata. Quindi secondo me possiamo almeno provare a menarci tra di noi, cioè sto campanilismo, allora mettiamolo in funzione del far crescere perlomeno la qualità interna inizialmente, che vedevo di però... Sì, il campanilismo va bene solo in Lizza In ci Lizza dico. veniamo fin quanto vuoi, Esatto, ma almeno fuori lì... dalla Lizza non ha senso, No, ma che anche scherzi? perché qua non ci guadagniamo nessuno, parliamoci Ma chiaro adesso, dai. certo, ma anche ci guadagni, che cazzo di discorso è? No, per me campanilismo Ma nel no, senso... allora, fermi tutti, ma se tu ci guadagnassi dei milioni io lo potrei anche capire, Sì, ok, ma però sempre capiamo bene che che chiaro è capito? esatto, siamo capiti. Io sono d'accordo con voi, non è che non ho È questo, assolutamente mai cioè. avuto problemi di questo tipo. Quindi, dai, se riuscissimo a fare qualche torneo in più in Italia, magari il discorso è Ma che. guarda, adesso noi stiamo parlando un po' con Sanni, che è l'organizzatore di Volpiano, e con HMB
forse ci sarà la possibilità di fare un master a settembre, ma è molto forse. Vabbè, adesso c'è sto cazzo di COVID. Adesso c'è il COVID, vedi, è un discorso proprio. Vabbè, stiamo parlando praticamente senza poter programmare in questo momento. Ma banalmente noi stiamo prendendo i contatti per quest'estate fare un paio di tornei all'estero. Covid permettendo. Quest'anno riusciamo a farne almeno un paio e riusciamo a organizzarci il nostro volpiano, io sono già contento. Ah certo, però certo. Nonostante il certo. Covid uno si deve muovere, deve certo, provarci. Certo. Guarda, il mio modo di muovermi, nel mio piccolo, è comunque mantenere i contatti con i miei ragazzi, cercare sempre di fare divulgazione. Questa intervista è un modo, secondo me, per cercare di far vedere che c'è la volontà, quantomeno, di collegarci, ecco, di mostrarci. Quindi io grazie intanto che siete venuti e mi ha fatto molto piacere. E io spero di riuscire... Anche noi ti abbiamo mandato prima Fabio perché sarebbe stato molto più divertente. Ma non è vero, dai. Ma in realtà abbiamo parlato fitto per 2 ore anche le cose tecniche, la spada lunga, la punta, sì, la cosa. Sì, no, però no, però è stato bello. Lui cambia completamente, eh. Lui fuori dalla Liz e fuori dalla palestra è un cazzone. Se lo metti dentro la palestra, si dice che alle 9 si inizia e alle 9 non hanno iniziato, porca miseria. Nel contesto... È uno dei pochi sportivi che veramente abbiamo in squadra. Ecco, sta cosa infatti denota un ottimo spirito, secondo me, perché in Lizza se fa serio, fuori fai quello che cazzo vuoi. Anche te, Ivo, comunque sia, vai a prendere 4-5 muratori dalle tue parti, ti assunta squadra, dai. Ma guarda che... Allora, in realtà... Io ho la mia idea che mi bocciano sempre, che è quella di andare davanti alle carceri a recuperare tutta la gente. Sì, ma quindi ti caccia fuori i coltelletti, ti taglia, ti recide i tendini. Allora, lì c'è uno che ha un problema con la violenza. Dici, senti, vieni da me a sfogare il tuo problema con la violenza. Vuoi mettere la tua fottuta violenza sotto contratto? Certo, certo. Un tiro rumeno che beve la birra al bar. Esatto. Allora, mi metto giacca e cravatta con occhiali da sole e vado a lasciare sti biglietti. Praticamente, I want you. Facciamo una federazione tipo Nick Fury, capito? Tipo quello che regola gli Avengers. Vabbè. E metto una benda. No, comunque, adesso a parte tutto, io sinceramente c'ho una paturnia. Voglio organizzare un torneo qua da me, però se ci pensi, io sto al centro delle Marche, quindi sto ancora più giù di Gaza. Non so se siete mai stati a Urbino, io sto ancora più giù. Sto un'ora più a sud. Sto sulla costa, città particolarmente raggiungibile, per carità. Invece Urbino magari devi arrampicare su per la montagna, è un po' più complicato. Il discorso è che se io organizzo un evento qua, le Marche confinano con l'Adriatico, l'Umbria, è proprio più difficile portare... Non è che e più andiamo difficile. A chiamare quelli della Moldavia. Cosa c'è? Moldavia? Facciamo venire via mare. No, il problema è che se io dico facciamo un torneo qua da me... Però non vuol dire che potenzialmente se vuoi fare un piccolo test con dei costi contenuti puoi provare a fare un profit. Io vorrei far vedere la squadra, guarda, perché secondo me col tuo fight fidati fai un bello spettacolo. Vabbè, ma fai puntare su quello, fai un test per fare poi 5, cioè dopo noi abbiamo iniziato così, abbiamo fatto chiaro. La Taurinorum anni fa, che tu non sei più, dove Stefano Cannella aveva fatto un evento di solo pro fight, un serale. Okay. Era riuscito a vendere anche tutti i biglietti. Aveva fatto i tavoli intorno al ring. Forte. Dove aveva portato i pasticcini per tutte le persone che erano in tavola. Anche Gaza l'aveva fatto, sì. Sì, io capisco, solo che... Sai, perché poi far chiamare un atleta solo, magari riesce a far uscire anche un rimborso. Certo. No, l'idea è comunque... Allora, io in realtà c'ho il comune che già ci ho parlato e quindi sono abbastanza disponibile anche a tirar fuori qualche soldo. Quindi il punto è che io vorrei fare capire un attimino, comunque ne parliamo poi in privato magari, però dai, invitiamo in conversazione il sindaco della tua città, il sindaco, ma porta. Esatto, allora in realtà è regione, sindaco, regione, quindi c'è un po' di movimento, ecco, c'è volontà di fare qualcosa del genere, anche un po' in grande stile, però il problema tra virgolette è che io vorrei pagare la gente, vorrei pagare le squadre, rimborsarle. Perché io che ne so, chiamo i Taurus, chiamo che ne so, Peinetti, chiamo gli altri, Bellatore, insomma tutte le squadre lassù, voi vi dovreste fare in 5 squadre, vi dovete fare gli stessi chilometri che io farei da solo per venire da voi, cioè se ci pensi
a livello economico non c'ha molto senso perché vengo io su a posto. Non so se mi spiego. Capisci qual Sì. è il mio dilemma? Ma no, aspetta, però io ti stai facendo un cruccio inutile, perché abbiamo iniziato anche noi così all'inizio. Cioè, noi quando abbiamo iniziato all'inizio eravamo nella stessa tua condizione, non è che c'era, cioè, dicevamo alle persone che venivano giù, che erano più numerose all'inizio, le persone del sud, che diciamo, ah, venite a Torino a fare un torneo. Però la gente è venuta e noi siamo cresciuti. Torino comunque è, tra virgolette, esplosa sul punto di vista della burta, per quanto possiamo dire che è esplosa. Vabbè, però dai, è un polo importante, E per la borsa è il più polo che più rimborsi importante. dovresti Non sicuramente. puntare a dare rimborsi, tanto cioè noi veniamo lo stesso, cioè noi se tu ci fai un evento Oh, non mi sento, non mi fattori sento. soldi, guarda, i fattori soldi sono, ma anche te ogni tanto scappi, ci Siamo senti adesso? scattati. Ok, sì, vai, parlate. Sì, Vai. no, dice, sì, che il fattore soldi è molto relativo. Sarebbe molto più otterresti molto più qualcosa se riuscissi a legarti alla World League, No, oppure se infatti, mettessi sì, più, l'idea è proprio fare una oppure se tappa. mettessi un premio in palio. Il premio in palio è meglio del rimborso a tutte le squadre, Ok. banalmente. No, Ma sai che un l'idea. rimborso a tutte le squadre non lo puoi dare, o trovi un finanziatore milionario, oppure No, sì, ma poi anche certo, no. attivo. Ma tu mettila così: se tu ci dai 100 euro a testa a squadra, alla fine noi a testa cosa sono? 10 euro a testa, 20 euro a testa? No, Più o meno. perlomeno ripagarvi il viaggio, però. Cioè, il discorso è, venite Se giù te in. invece metti 500 euro a quello che arriva primo, ma no, ma anche solo, punta a fare un Dai, buon mo evento. vedo, dai. Cioè, punta a fare un buon evento, ma noi veniamo comunque anche solo con l'idea di fare un buon torneo, a dare una mano a un amico che sta al sud che vuole fare un torneo. Sai quante volte gliel'ho detto ai toscani? Ho detto: Minchia. siete a 4 ore di macchina da noi, Infatti. organizzate qualcosa e noi veniamo. Quando Franchi ci ha detto che organizzava il soft, noi saremmo andati a fare il soft. Poi c'è stato il casino del Covid, Ma l'anno ma noi scorso, sono anni era che un anno fa, stiamo. sì, un anno fa, sarebbe aprile che era, doveva fare sto torneo. Ce lo veni Sì, pure ma forse marzo, io. Mi sa che era fine marzo, aprile. sì. No, Però cioè, noi facciamo questo discorso qua. A me dire: ah, mi dai il 200 euro per discorso. venire da Allora, te, io secondo me, il mio piano è perché fare una tappa aspetta, fatti della. Ah, capire, se scusa, noi vai. andiamo a GOC gratis e paghiamo ancora 10 Paghiamo euro per. l'iscrizione al torneo a GOC e ci facciamo 12 ore di viaggio. Capisco, E ragazzi. quindi se vado 12 ore per andare in Germania, che sì, ok, ci sono più squadre, ma preferisco venire da te, perché se vengo da te io do una Sì. No, mano al movimento italiano. È questo che tutto dobbiamo bello, fare. tutto bello, però se io mi sono rotto le palle di non dare rimborsi, cioè io quando io ho fatto diversi eventi qua da me, tutte le persone che venivano da fuori, da dormire, da mangiare e rimborso per il viaggio, almeno, almeno. Cioè, io proprio per questo, quindi devo fare un evento che sia organizzato in modo tale che ci escano i soldi. Questa è la mia visione, lo so che voi dite cazzo come fai, No, no, ma però no, no, ma noi con dei vorrei, soldi li lo so, prendiamo. no, in realtà mi No, sto a fare tutta noi sta con dei pugnetta perché io soldi. voglio fare bella figura, ma poi dico, ma quindi i soldi non li volevate, quindi dai, a posto così. Se tua moglie è tranquilla e tu ti fai l'amante in regione e riesci a trovare i fondi, a noi va bene, a noi buon buon per te. Mettiamo noi Ok, una prova con tua moglie, tranquilla. ah, ok, No, no, comunque, perfetto. allora io ascolto, se ci dai dei soldi li prendiamo, siamo super Ah, contenti. dai, Cioè, cioè. fai conto che anche Sandy, quando cerca di organizzare, che lo aiutiamo ad organizzare Volpiano, Sì. qualcosa ci dà sempre. Poi, Dai, noi ci prendiamo, pensa che ne, noi nell'organizzare, noi ci prendiamo quello che avanza dopo che ha dato i soldi agli altri. vabbè, ma Cioè, lui certo. comunque sempre cerca di darci qualcosa, però cioè noi lo organizzeremo anche gratis. Non è Sì, che, però comunque se voglio cioè, fare una noi ovviamente lo tappa, facciamo per la gloria, ma non lo per. so, lo Poi so, quello ci è lo rimasto. so, una bella tappa di Burst League qua, però ci vorrei provare a fare un po', magari farci intorno una bella festa, qualcosa di abbastanza, Ovvio. perché Sì, sennò non è ma. sostenibile, no? Cerchi di fare un evento fatto bene, dove dentro c'è questa roba qua, che è l'evento clou naturalmente, ho già parlato tra l'altro con, non manco mi ricordo come si chiama, scusate, il russo. Ho parlato con il russo che mi ha Artem? passato Artem? Artem Vasilev, come si chiama? Ok, Sì, è lui, Artem. lui mi ha passato un altro che è quello con gli occhiali, che è quello che è venuto ad arbitrare da Tipo? voi.
Titov, esatto, giusto, era Titov, non ero sicuro. E ho parlato con tutti e due, loro, ah, noi siamo ovviamente, no, sono contenti, siamo entusiasti. Dico, ok, però io che, okay, però che tipo di aiuto, cioè, devo pagare le squadre? No, guarda, questo è il regolamento, intanto, vabbè, ho capito, ne so quante prima praticamente, però vabbè, io, allora, tu potresti organizzare, se volessi organizzare una boot, puoi organizzare un challenge, uh-huh, che ti richiede un 4 squadre, ti richiede, okay, 4 squadre, e così puoi fare la versione minimal della boot league da pochi punti. Però veniamo noi italiani, poi ovvio che proviamo a rompere le balle anche a tutti gli esteri, ma magari viene anche Frank, magari anche Frank viene, proviamo qualcuno della Croazia, però sì, in nave, tanto qua abbiamo il porto ancora, quindi prendete la liscafo da quell'altra parte. L'unica cosa, Ivo, l'unica cosa, io con gli organizzatori dei tornei ultimamente ho avuto un po' di diatribe. Sì. Se devi mettere delle ragazze che portano l'acqua a quelle delle squadre, che siano discinte, per favore, perché ho avuto un attimo ultimamente delle diatribe. Che siano brutte, insomma. Okay. No, cugazzi, no, ci siamo capiti. Poco vestite. E maggiorenni, ah, okay, una cosa importante. Va bene, lo farò. Poi ti spiego. lo farò. Ma Dio, ma perché? Io ero organizzatore. Tanto basta. Come fai a essere nel direttivo? Cristo santo. È proprio per questo che sta nel direttivo. È proprio per questo. Io non ho ancora capito come non abbiamo fatto a spendere tutti i soldi in coca e mignotte. Io non ho ancora capito. Okay. Una domanda, ma il se posso, ma quindi magnifico il presidente. Cavallo, che sei? Vicepresidente, comunque. Ok, vicepresidente. Ok, vicepresidente. Non ho fatto un cazzo, in verità. Fai le veci, scusa. Nel caso poi in cui Thomas non c'è. La che fa la segretaria, okay, che ovviamente non c'è oggi. Quello, okay, che è Ivano Sella è segretario. Okay. È la nostra mogliettina, che salutiamo tanto. Ok, salutatemelo. L'ho conosciuto anche lui a Pavone, mi pare. Va bene, ragazzi, io penso che ci siamo detti un sacco di cose belle. E adesso tutte le cose più scabrose magari ce le diciamo al di fuori di questa live. Dopo mezzanotte. Adesso a chi è che vuoi fare il ride? Ah, giusto, ride? Vediamo. Fammi vedere. Intanto voi, se volete, raccontate quello che volete mentre io cerco. Dai, no, fammi un ride a qualcuno di For Honor. Dai, che sono... For Honor. Adesso siamo affiliati con quelli di For Honor, degli esport. Sì? For Honor, cazzo, quando prima che uscisse ero galvanizzatissimo, poi ci ho giocato un pochetto, non è che cioè è bello il sistema delle parate, le cose, galvanizzatissimo, poi mi ritorna la voce, perdonatemi un attimo, ho aperto la pagina e dicevo, c'è il suo fascino, però non ci ho giocato tantissimo. E adesso noi siamo affiliati con loro, hanno creato la squadra Taurus. Che figata. Abbiamo la squadra Taurus anche nei For Honor. Spettacolo, cazzo. Cazzo, un bel videogioco, no. Un videogioco di Burst sarebbe figo comunque, proprio di Burst. Ma no, ma adesso ne stanno uscendo un sacco, ne stanno uscendo un sacco. Ma scusami, tu non hai mai visto The Kingdom Crusade? No, non lo conosco. Kingdom Crusade, l'uno contro uno, è basato sui combattenti di Burst. Ah sì? E in una delle interviste c'è addirittura Ukolov che in uno sbruffonaggine terrificante ti dice... Vabbè, ma almeno cioè, ci sono anch'io nel gioco. Se volete così, almeno lì potete provare a battermi. Porca troia, guarda. Vabbè, Ugo, può. Vabbè, campione del mondo, quante volte? 5, 6? 2000 volte. Tipo. Ti hanno raccontato quando ha spaccato il braccio a Vargas al nostro campione italiano? No? No, era in Serbia. Vabbè, dai, no, da Croazia. Croazia, sì, Croazia. No, vabbè, ma lasciamo che glielo, magari intervista Vargas. Sì, glielo racconta lui. Momento fantastico. No, c'è Vargas che ci sta smadonnando, insomma, io dirò. No, vabbè, che è successo? Gli ha tirato una legnata, spada a due mani? No, ma perché erano ancora i primi battle e qualcuno di noi usava ancora lo steccato. Aia, sì, capito. E boh, lui ha fatto il colpo ogni tanto fa il colpo del sole, che sono quei pendenti dall'alto che tipo tagliano in due. Il no? Colpo cioè, del sole. Manga giapponese. E boh, e Vargas. Ma no, lo vedi, perché lui a un certo punto apre proprio le mani. Proprio questo. Ci sono i russi che alzano le mani intorno per dargli energia. Gli ha spaccato la guardia della spada, è volata via la guardia della spada, il ferro della guardia della spada. Sì. Lo ha colpito sul braccio qui ed è esploso qua. Ha spaccato lo steccato e gli ha spaccato una
Sì, no, comunque gli ha fatto spaccato tutta febbra, la parte qua. sì. Colpo del sole, Sì, sbam! qualcosa del genere. Ok, ho E capito. poi lo vedi perché fa proprio questo movimento, lo apre le braccia, lo carica tutto quanto dall'alto, tutta la palla Bellissimo. di cammino dei lati che si carica, e poi vedi la discendente Vedi le sotto. fiamme? Bello, bello. Sì, qualche anno dopo a Barcellona c'era Ivan Osella Sì. che stava combattendo contro Unculo, e era lì che stava cercando di parare, Unculo per fare il colpo del sole, chiamano. Penso che ce l'abbiamo in squadra solo per quello, perché Mamma c'è mia. È una foto bellissima di Barcellona, dove sta caricando, dove Unculo carica il colpo del sole. bello che ormai, cioè, ormai si Beh, chiama colpo del sole, questa cosa è sì, bellissima. vabbè, noi lo chiamiamo il No, colpo ma è del sole, comunque stupendo. Mi cioè, sta è un benissimo. pendente in falcone. Sì, ho capito. Il colpo del sole. Solo che fatto da lui fa paura, quindi. È fighissimo. Basta, voglio, mi avete fatto venire voglia di combattere contro Ugolo per pia le botte. No, ma adesso stai un pelino invecchiando. Poi, se, poi tra l'altro Ugolo faceva la mia età, mi pare. Addirittura c'è un anno di meno, non lo so. No, no, è un po' più vecchio. Sì, no, 38 anni, quanti anni Io, ha? c'ho 30, io c'ho, ne faccio 39 a lui, ragazzi. Ah, no, Quindi. allora sì, alla tua età. Sì, dovremmo essere proprio coetanei. Lui pesa 20 kg di meno perché è un po' più bello, Però vince ancora i Babbo. Petri, che ancora non riesce a battere, ma a me va molto più paura Petrik, ma. Petrik fa paura. Patrick. Ma Petrik a un evento di soft dove si faceva uno contro uno, a un certo punto si era messo davanti a me, io non vedevo più niente. È Ho avuto grosso, eh? proprio. Sai quando uno è talmente grosso che vedi Cioè, è solo l'ombra? grosso come me, però è un atleta. Però è bello, cioè. Sì, ha delle cose attaccate tipo muscoli. Cioè, Ah, c'è però proprio, c'è scusami. le gambe tipo. Questa roba mi ha fatto venire in mente una roba bellissima. Ti ricordi nel 150, Sì. quando i russi ci hanno fatto mettere a scacchiera, Sì. che ci hanno detto che ci doveva stare il buco tra il team di russi che stava alla sinistra, gli inglesi, e Sì. poi al centro c'era quest'area vuota, che doveva stare vuota, e che il barbichiere pazzo aveva chiamato la kill La zone. kill zone, sì. La kill zone. A un certo punto, mentre eravamo nel 150, io mi ricordo solo che vedo spuntare un omone enorme in armatura dei russi che si sposta, si mette lì in quell'area lì e io non vedo più un cazzo. E poi inizia a falciare gente a destra e a sinistra e poi faccio: ah, ma è Kiselius quello! Sì, E ho nella mia testa ho detto: cazzo, ho capito male, non era la kill zone, era la Kiselius La zone, Kiselius era la Zone. sua zona che non dovevamo rompergli le palle. Porca troia, ragazzi. No, però Cioè, questa è che personaggi 150. epici. Pare veramente Warhammer 40.000, roba del genere. Cioè, pare proprio che c'ha gli eroi, quelli che si tolgono l'elmo perché tanto non gli serve, no? Quelle cose. Ma a Barcellona nel 21 contro 21, Russia-Ucraina, c'era Kiselius al centro dello schieramento e la gente non gli andava vicino. Sai che gli ucraini non ci andavano vicini a Kiselius? Gli spari, cosa gli fai a Perché Kiselius? ti taglia a Aspetta, metà, probabilmente. però una cosa la posso dire che poi. Perché io ho visto anche un lato di Kiselius che nessuno ha mai visto. Nessuno ha mai visto. Perché io quando sono andato 2 anni fa a Barcellona, che lui ha fatto tutto il workshop di 7 giorni, abbiamo fatto un allenamento sulla spiaggia. E lui a un certo punto, mentre stavamo andando in questa palestrina della spiaggia, era lì tutto impettito, che camminava, sai come camminano i russi che sembrano degli Action Man. Cammina, 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 cammina. A un certo punto lascia il gruppo senza dire un cazzo a nessuno ed entra in un locale. Entra in un locale. A un certo punto lo vediamo correre fuori dal locale tutto spaventato. E mi chiedo, poi gli faccio: che cazzo è successo? Minchia, guardo il bar che si chiamava Gay Bar. È entrato in un gay bar di Barcellona sulla spiaggia a fianco alla spiaggia nudista. Quindi non ti dico cosa c'era dentro quel bar. Perché Sarà l'hanno un smesso di attorcigliarsi di ridere. serpenti, No, i probabilmente. russi, guarda, l'unico modo per battere è quello. Croazia, io alla festa finale del Battle della Croazia, io ubriaco come una merda, e giravo con Orlando. Tu sai chi è Orlando? Orlando, tu sai chi è? No, no, Orlando è la mascotte della squadra. no. Un dildo di plastica grosso così. No, Ok. e io giravo con questo dildo piantato in fronte, no? E Bellissimo. andavo a rubare da bere, ubriaco come una merda. A un certo punto arrivo, mi siedo a un tavolo a caso, lo metto sul tavolo e non sapevo che c'era un russo. Questo tira fuori il coltello e mi accoltella Orlando.
Tu non hai idea, te i russi, quando gli fai qualcosa di vagamente omosessuale accanto, gli scatta la... Porco giù, tu non hai idea. Mamma mia. Allora lì ho preso il mio... C'è ancora la cicatrice, se vuoi... cicatrice. E Orlando, io sono rimasto preoccupato. Cazzo, che figata, è stupendo. Queste sono storie bellissime, ragazzi, che porterò nel cuore per sempre. Allo stesso patto, avevamo fatto compleanno a un ragazzo, faceva i 30 anni, e avevamo fatto partire l'antenna cinese. Si presente quelle che accendono? Sì, sì, quelle che esatto. Sì, sì. Dalla lizza dell'arena del battle. Che bello, le antenne, che bello. Oh, guarda, quella lanterna sta calando, sta calando. Cazzo, è caduta su una tenda. Cazzo, la tenda dei polacchi, scappa. Mi è andato fuori, tipo una tenda dei polacchi. Spettacolo, spettacolo. Bene. Le lanterne cinesi sono pericolosissime. Al matrimonio mio l'abbiamo lanciata una. Tra l'altro, matrimonio medievale io ho fatto. Quindi ero in armatura, mi sono sposato in questa maniera strana. Accendiamo questa lanterna e praticamente la lanterna si ferma su una quercia e stava prendendo fuoco praticamente il mondo. Avrebbe preso fuoco il mondo di lì a poco. Poi per fortuna c'avevamo una alabarda, abbiamo cominciato... Vabbè, le lanterne cinesi non usatele, sono in spiaggia. Quando vuoi fare un gesto romantico dai fuoco alla città. Sì, facile, sì, è molto probabile. Ragazzi, non ho trovato nessuno a cui fare ride perché venerdì sera è tardi. Peccato. C'è solo le donne che fa ASMR, non so se però. La gnocca? Sì. Dai, andiamo. Ma il ride, che te frega? Facciamo il ride. Ma cosa si accetta i ride? Perché quelli troppo tutti un po' che hanno fatto successo, capito? Questi non, magari non li accettano i ride. Ma noi lo eseguiamo lo stesso. Allora. Eccola qua. Comunque abbiamo fatto una live da 2 ore. Sì. Però va benissimo, dai, va benissimo così, molto molto bene. Mi dispiace che non ho messo la musichetta sotto, ma Groovy dava fastidio a tutto l'impianto. Ci sarebbe, vi dico questa, poi facciamo il ride, lasciamo. Ci sarebbe un'altra modalità, invece che vederci così con Discord, io vi facevo accedere tramite una pagina web. E vi mettevo dove volevo nella live, io mi posizionavo in un altro modo, voi non mi vedevate, io non vedevo voi, però quindi era più brutto, c'era meno contatto visivo tra noi, però avrei messo un po', avrei sistemato un po' meglio tutto su schermo. Molto meglio così, Così è più, dai, così ci vediamo tutto molto quanto. Più casereccio così. Esatto, casereccio solo che senza musica. Vabbè, sti cazzi, ce la metto dopo. Per YouTube vabbè, ce la metto dopo. Mentre stiamo con te, io ho messo qua il live per capire. Vabbè, vabbè. Allora, io adesso vado in... Faccio il avvio in ride. Sì. Ragazzi, grazie a tutti i presenti, a tutti gli intervenuti. Grazie a Sergio e a Thomas, detti anche Cavallo e Magnifico. Finalmente so perché le origini di questi supereroi. Non metterò mai di vergognarmi. No, non vergognarti, Thomas, non vergognarti. Le tue origini. È stato bello e anche formativo perché mi avete raccontato un sacco di cose interessanti. Io ci vediamo la settimana prossima, probabilmente di venerdì, non so ancora qual è l'ospite perché sono 7-8 nella cartucciera, dipende dagli impegni di ognuno. E comunque grazie ancora, io spero di vedervi presto, ragazzi. Grazie, anche se la situazione è qua molto, è andato molto più bello di quel che sembrava, eh. Già. Cosa? Solo perché siamo nudi sotto dalla cintura. Sì. Vuoi che ci alziamo? Guarda, no, meglio di no, perché sennò mi bannano il canale. Quindi adesso andiamo da Violet, che non so manco chi è fondamentalmente, ma vediamo che ci dice, va bene? Buonanotte e alla prossima, ragazzi. Ciao.